vedi questi, anvedi questi, il venerdì sera Only the Brave Ciao a tutti Mi date un feedback dell'audio, ciao Federica Buonasera, Federica è una sostenitrice quindi forse avrai delle domande anche sulle ricompense e parleremo di un sacco di cose questa sera, però ovviamente aspetto che i vari social media propaghino il messaggio che siamo in diretta e che si aggiunga un po' di, un po di gente. Quindi datemi ancora un minuto. Chi vuole può dirmi se l'audio è buono. Simply elsewhere, ah, so chi siete. Ciao, vi devo ancora contattare ragazzi. Voi siete in Islanda adesso, correggetemi se sbaglio. E mi sa che... Grazie per il feedback dell'audio. E mi sa che... Um... Mi sa che vi ha detto che... di questa storia ve l'ha detto Filippo. Può essere? Datemi un cenno perché avevo visto un vostro video, una vostra diretta dall'Islanda. Io credo che da questa foto piccola siete voi. Non ho ancora avuto il tempo di contattarvi. Scusatemi, ma se sarete in Islanda quest'estate ci vedremo. Spero. E... Audio, ok, grazie. Jack in the jungle, Alberto. <ride> Posso dire Alberto ex 238ista o ti offendi? No, è la verità quindi. <ride> Ma che stai a fare? l'audio, ok, grazie. E, um, Alberto è, come dire, un mio mentore, nel senso che molte, molte delle cose che so su questo mezzo all'interno del quale mi trovo, cioè Ermanno, Fiat 238, le devo ad Alberto, quindi bro, grazie, <ride> grazie anche del supporto alla campagna. Sera, scusate, ma io vado per la birra e non per la tisana come l'altra volta. Ah, non sappiamo chi sia Filippo, ma assolutamente sì, saremo in Islanda. Vabbè, forse allora vi è arrivata notizia di questo progetto per vie traverse. Eh, cercherò di essere più lucido e, um, e di darvi tutto quello che ho che mi rimane anche se è fine, fine de della settimana, quindi siamo tutti un po' stanchi e la campagna di, di raccolta fondi ti prosciuga le energie. Siamo oltre il giro di boa, mancano 13 giorni, però vi assicuro: è un lavorone. Eh, per quanto io sia abituato a stare a computer eh, tutto il tempo, però. Bisogna essere veramente veloci come dei missili, vanno scritte email. Oggi ho mandato l'email di ringraziamento a tantissimi di voi. Eh, telefonate, mh, contenuti da creare e quant'altro. Questo è un momento invece un po' di pausa, forse un po' di respiro per dare anche a voi la possibilità, e mi sembra giusto, corretto, di conoscerci, di sapere chi siamo. E che cosa vogliamo fare esattamente in Islanda con questo documentario? Tra poco dovrebbe collegarsi anche Marco, che è uno dei due soci fondatori di Anima Film. Questa società di produzione video che ci ha già seguiti per il Canada e ci dovrebbe seguire di nuovo anche per questo progetto dell'Islanda. Quindi facciamo un po' un, un punto della situazione, ecco, se vogliamo. Ehm... Io ho lanciato un sondaggio su youtube prima di questa diretta proprio per sapere da voi quali sono le tematiche che potrebbero interessarvi di più quindi di che cosa vorreste parlare e, e sono venute fuori è venuta fuori una, prece, una mm, precedenza una preferenza scusate schiacciante per l'itinerario quindi l'itinerario sembra essere il, uh, il tema in assoluto eh, di maggiore interesse ed effettivamente io preparandolo e rifinendolo per voi questa sera, eh, mi sono reso conto che l'itinerario in effetti spacca: spacca, non perché l'abbiamo pensato noi, ma perché ovunque ti giri in Islanda c'è o una cascata o eh, un canyon, un lago glaciale se non un vulcano quindi. Non puoi sbagliare, cioè, fai fatica a fare un itinerario che non sia all'altezza. Ma soprattutto c'è una cosa molto interessante, secondo me, che forse non tutti di voi sanno e che, e che fra poco vi spiegherò eh, riguardo a una strada che passa per l'entroterra islandese. Quindi, eh, una cosa che riusciremo a fare anche con. Eh, eh, con Ermanno, eh, pur essendo un due ruote motrici e non un quattro ruote motrici, riusciremo a passare proprio l'entroterra islandese. Ma comunque, adesso vi apro la mappa, condivido lo schermo, vedrete un po' di, un po di cose interessanti. Ci sono delle webcam, c'è un sito web islandese apposito per mostrare la situazione delle strade in tempo, in tempo reale. Quindi, parleremo innanzitutto dell'itinerario, poi eh, passiamo al tema della sostenibilità. E qui io mi sono fatto ai aiutare da Mauro, un caro amico, anche lui sostenitore della campagna e ehm, dipendente. Si può dire, boh, lavora per il WWF e, e quindi ha curato un progetto di calcolo della footprint, carbon footprint. Quindi, fra le altre cose, ha fatto anche questo. Quindi, mi ha aiutato a, ad avere dei dati. Su quelli che sono gli impatti di certe scelte e situazioni. Um, qualcuno ha sollevato il dubbio che tutta questa operazione, qualcuno fra l'altro anche di quelli che la sostiene, questa operazione, ha sollevato il dubbio che eh, tutto ciò abbia poco senso nella misura in cui viene via con noi una troupe con un mezzo eh, che consuma gasolio, eh, che si sposta e tutto quello che ci va dietro. E io quindi ho provato ad analizzare, non dico in termini proprio matemaci, matematici, numerici, eh, tutte le emissioni perché è una cosa veramente complessa, me l'ha confermato anche Mauro, però ho messo sul piatto della bilancia tutto, cioè non solo il discorso: questi vengono con un camper, allora consumano. Ci sono altre voci, ci sono altri aspetti che riguardano in generale il turismo, non solo questo progetto, ma in generale il turismo, le scelte che fa un turista in viaggio e che spiegano bene ehm, le proporzioni e l'impatto che ha eh, ogni sfera del viaggio. Esempio banale e, se vogliamo, anticipazione di quello che vi mostrerò con delle tabelle, l'alimentazione che uno sceglie di seguire in viaggio impatta moltissimo. Molto di più del trasporto, eh, quindi banalmente, se ci spostiamo con Ermanno, inquiniamo tot, inquineremo tot per forza di cose, ma se evitiamo di mangiare pesce, per esempio, del posto locale o carne, ehm, il nostro contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 è decisamente maggiore. Questi sono dati che eh, io ho tratto. Da un lavorone che ha fatto il WWF insieme ad altre realtà, un lavoro che vi mostrerò durante questa serata. Ciao Ermanno, omonimo <ride> del furgone, ciao Cesare, ragazzaccio una volta. Allora, Simply Elsewhere, seguiteli su YouTube, loro fanno delle dirette molto interessanti. Io ne ho vista una al volo perché questi giorni sono veramente frenetici per me, quindi non sono riuscito a seguirli. Però leggete quello che hanno scritto, insomma. Saranno a quanto pare in Islanda. Tra l'altro, ehm, con qualcuno di voi, io sono in contatto perché se avete in mente, ora vi spiego l'itinerario, cominciamo veramente la serata, ma se avete in mente di avete in mente, avete in programma di viaggiare in Nord Europa, quest'estate eh, ci possiamo incrociare, ci possiamo incontrare, perché noi eh, non andiamo solo in Islanda. Prima di arrivare in Islanda dobbiamo chiaramente attraversare diversi paesi, tra cui l'Austria, ad esempio la Germania, ma anche la Danimarca, ma anche, ci piacerebbe, la Norvegia e eh, prima la Svezia e poi la Norvegia. Quindi con uno di voi ad esempio, eh, mi pare Alberto, un certo Alberto che aveva già eh, visto il film sul Canada, il primo docu film, ci troveremo in Norvegia, pare, perché lui è lì anche, a, anche lui è lì a luglio e anche noi saremo lì a luglio. Quindi ora recap del nostro itinerario, vi condivido lo schermo così potete vedere eh, quello che mostro io sul mio pc e cominciamo a vedere qualcosa di spettacolare tenete conto ecco che io questa sera sono il vostro pusher perché io sono un drogato di queste cose di viaggi se no non spenderei tutti i soldi che sto per spendere per attrezzare ermanno e fare questo viaggio che ha l'impatto di un praticamente di un matrimonio o quasi eh, però la speranza è quella che eh, di, di contagiare il senso buono ovviamente con questa droga buona anche voi, farvi venire voglia di partire, farvi venire l'acquolina in bocca e poi eh, come un bravo pusher, insomma, convincervi a, a sostenerci o seguire questo progetto in maniera un po' più. Eh, in, diretta e partecipata anche se vogliamo perché la posta in gioco come ho detto e stradetto è veramente veramente alta la nostra idea ora vedete l'islanda qui in tutta la sua solitudine la nostra idea è quella di viaggiare 20 giorni in islanda quindi in islanda sarà il banco di prova per viaggiare 20 giorni off grid e gas free quindi cercando di non collegarsi mai a nessuna colonnina e non avendo nessuna bombola a disposizione, bombola del gas il paragone che faccio sempre è quello di Meschner che all'epoca scelse di raggiungere la cima dell'Himalaya lui ovviamente ha fatto una cosa ancora più grandiosa della nostra senza bombole d'ossigeno all'epoca molti gli dissero sei un pazzo, vai a rischiare la vita eh, chi te lo fa fare eh, però lui sentiva che quella era il modo giusto di affrontare la montagna e il modo anche come dire, ehm, eco-friendly, diremmo oggi, va di moda questo termine, eh, e in effetti aggiungo io: i fatti gli, gli hanno dato ragione col seno di poi, perché sapete che un grosso problema adesso dell'Himalaya, ma non solo, K2 e altre cime sopra gli 8000, è la quantità di bombole di ossigeno mollate lì, eh, abbandonate, e di rifiuti che produce questo tipo di turismo, ok? Quindi non aveva tutti i torti forse a scegliere di mettere a rischio la propria impresa uh, senza, senza l'ossigeno appunto. Ora zoomo indietro da qui, poi se qualcuno può darmi magari um, durante la serata dei feedback audio, WhatsApp più che altro uh, sul, sull'audio, io spero si senta sempre bene, sono con la chiavetta collegata, ma non vedo voi e non vedo i commenti quando condivido lo schermo con questa piattaforma, quindi se mh, dovesse saltare qualcosa, esserci un problema, scrivetelo magari, chi ha il mio numero Whatsapp, intendo ovviamente, scrivetelo su Whatsapp, o, oppure ogni tanto torno e senza più condividere lo schermo, così vedo se avete anche domande, logicamente, perché ce ne saranno, eh, quindi ricapitolando, noi siamo qui, ok, in questo momento casa nostra si trova più o meno qui, Va bene? Siamo in provincia di Bologna, eh, in zona di collina. Eh, poi, tra le ricompense della campagna di crowdfunding, c'è anche un weekend per chi volesse farsi un regalo qui, vedere un po' come si vive off grid, eh, non ancora del tutto, ma quasi c'è anche questa possibilità qui. L'idea: qual è? Quella di salire intanto per l'Austria, eh, cercando di evitare le salite più severe e importanti per quale motivo? perché avremo il carrellino dietro con noi saremo belli carichi quindi ho qualche dubbio che Ermanno sarà veloce in salita, non lo è già adesso non vorrei rallentare a delle velocità mh, esagerate quindi scendere sotto i 60 km 50 km in salita può diventare veramente problematico e bisogna scegliere quindi il punto di accesso Verso l'Austria, migliore. Apro una parentesi: chi ha più esperienza di me, e ce n'è di gente che ha più esperienza di me, ha voglia, eh, mi dia dei consigli per favore. Nel senso, eh, chi è già stato al nord, eh, chi conosce magari dei modelli specifici di pneumatici che potremmo usare in Islanda. Uh, qualcuno mi ha segnalato un vento talmente forte che il nostro tendalino con le pareti non, non, do, non potrebbe non avere speranza di essere mai utilizzato. Ecco, io queste cose cerco di prenderle per buone, ma anche con le pinze. E quindi continuo a fare ricerca, a cercare di informazioni. Però ecco, se, se ne avete di vostro, uh, dal vostro bagaglio di viaggiatori, condividetemele, scrivetemele. E e ne farò tesoro, insomma, perché qui avere una mano è fondamentale, insomma, per noi. Uh, poi, dall'Austria, ho detto Austria, Australia, no, spero di aver detto Austria. Eh, passeremo su in Germania. Saliamo in Germania. Mi piacerebbe personalmente fermarmi a Berlino perché abbiamo diversi amici ma anche perché è una città che non ho mai visto. Io sono molto forte, tra, tra, tra virgolette, sul sud Europa e stati esteri, alcuni in particolare come il Canada, sono ignorantissimo sul nord Europa, io manco sono mai stato a Londra, per dire, non sono mai stato a Berlino, mai fatto la Danimarca, Irlanda, Norvegia, nulla, eh, buio totale, quindi mi piacerebbe fermarmi a Berlino, ma in realtà avrebbe più senso passare per Hamburgo, quindi andare su diretti dritti, eh, mi vende a dire, e poi arrivare in Danimarca, ok? Tenete conto che la nostra partenza è intorno a fine giugno, siamo abbastanza elastici nel senso che il traghetto poi per l'Islanda eh, lo abbiamo prenotato per il 27 di luglio, quindi per quale motivo noi partiamo un mese prima? Beh, uno per non fare le corse, perché poi fare tutto sto casino per stare 20 giorni in Islanda sarebbe folle. Eh, abbiamo fatto un po' lo stesso errore col Canada. Siamo stati in Canada da 40 giorni nel 2017, ma ci sono voluti sei mesi di preparativi per eh, tutta la logistica del viaggio. Quindi vi assicuro, è stata un po' una corsa contro il tempo dopo. Una volta che siamo, siamo arrivati lì, eh, questa volta stiamo via due mesi, quindi di cui 20 giorni in Islanda. Ok, prima di arrivare in Islanda, però proseguiamo, passiamo per la Danimarca e cominciamo a salire. Eh, passando Copenaghen, passando forse per Stoccolma fino alla Svezia, diciamo centrale, ecco, mm, dubito che in un mese circa eh, riusciremo a salire oltre questo livello qua, oltre questa linea, perché eh, Capo Nord è bello distante da qui e rischiamo che in caso di qualche imprevisto, qualche contrattempo, non necessariamente un guasto, toccando ferro, rischiamo di non riuscire più a prendere il traghetto, traghetto che è uno unico, non so se voi già lo sapete questo, è uno unico, è la Norrona, mi pare si pronunci così, della compagnia Smyril Line che batte bandiera alle isole Faroe. Questo è qui quindi cosa succede? Succede che questo traghetto bello grande parte da queste isole, arriva in Danimarca, preleva le persone che si imbarcano, i loro mezzi, moto, jeep, 4x4, camper e eh, via discorrendo, torna indietro, per chi vuole c'è una tratta che prevede il, lo stop, appunto, la sosta, le fa farò e stesse per tot giorni che uno può decidere oppure per chi preferisce si fa un dritto alternano queste due opzioni quindi l'opzione con lo stop alle faroe e l'opzione con un dritto secondo voi quale abbiamo scelto <ride> cioè, credo che tutti al posto nostro avrebbero fatto lo stesso abbiamo scelto di fermarci anche qui richiede un po più di tempo perché poi ehm, non ha senso, ad esempio, fermarsi un giorno con tutto lo smazzo di scendere dalla nave e imbarcarsi di nuovo, come non ha senso fermarsi due settimane. Ovviamente sono poche isole collegate fra loro da dei ponti meravigliosi, però bene o male le giri in, uh, in pochi giorni, insomma una settimana al massimo, quindi noi qui in questo caso ci fermeremo, eh, mi pare a memoria, tre giorni. Per cui, morale della favola, dopo aver fatto tutto questo eh, giro eh, ed esserci imbarcati il 27 luglio dalla Danimarca, il porto non me lo ricordo il nome del porto, ma è sempre uno solo, eh, arriveremo ehm, alle Faroe prima e in Islanda poi. Il viaggio complessivamente dalla Danimarca all'Islanda escluse. Le isole Faroe dura all'incirca 5 notti e 6 giorni. Anche qui vado a memoria: forse c'è anche eh, alcune volte fanno cioè, la tratta, forse l'andata ci si mette un po' meno, il ritorno di più per via delle correnti. Una cosa del genere, c'è un giorno di scarto. Se, se non sbaglio, però insomma, più o meno. La distanza è notevole come potete vedere quindi fate conto il paragone no? di quando si parte guardate la cartina per andare in Sardegna o per andare in Corsica o per andare in Sicilia, la Civitavecchia. ecco, fate, fate, fate voi il, il raffronto di quella che è la distanza proprio qui banalmente visiva, che possiamo notare sulla cartina, e, e, e riportatelo a qui a voglia. Se ne mette la nave infatti sarà impegnativo eh, sia all'andata sia soprattutto al ritorno al ritorno <ride> saremo completamente eh, devastati stanchi morti sconsolati che torniamo a, probabilmente a, a prossimi anni di, di lavoro comunque a, a lavorare hard e, e quindi con anche il viaggio da fare tutto il ritorno Vabbè, però Insomma, dai, non, non ci possiamo sicuramente lamentare, sarà, sarà comunque, bisognerà comunque vedere il lato positivo. Quando si arriva in Islanda, cosa succede? Ora torno un attimo su di voi, poi vi mostro qualche foto, comincio a farvi vedere anche qualche foto, così. Uh. Grazie, si vede, e si sente benissimo, viva i pianeti che si allineano, eh, infatti Filippo, ciao. Eh, Filippo ti ho nominato prima perché pensavo che avessi detto tu ai ragazzi di Simply Elsewhere di seguirci e guardare la diretta, invece mi hanno detto no, non conosciamo Filippo, però Filippo sappiate che conosce voi, e mi aveva detto guarda segui questi che sono in Islanda o vanno in Islanda, insomma vabbè. Quindi ragazzi ci incontreremo a quanto pare, spero, vabbè. Eh, I pianeti si allineano, sì. Allora e ecco cosa succede in Islanda e qui viene il bello il brutto insomma perché ehm, eh, non è facile l'Islanda io non ci sono mai stato ancora ma mi ha dato l'idea di essere un paese mh, difficile dal punto di vista degli spostamenti del meteo e, e di quello che vogliamo cercare di fare noi in particolare quindi non è da sottovalutare non è da prendere sotto gamba vi racconto un aneddoto fra i tanti che sto leggendo eh, in un libro insomma, che, che racconta The Passenger è il libro racconta un po' di cose interessanti e curiose sull'Islanda diceva che Recentemente, non tanti anni, anni fa, tre ragazzi sono trovati bloccati da una bufera di neve, ma non era neanche inverno in qualche strada sperduta dell'Islanda hanno avuto la pessima idea di uscire dalla macchina e cercare aiuto e ci hanno lasciato le penne. E sono, erano ragazzi islandesi. Questi quindi è, è giusto un aneddoto per farvi capire che non si scherza in questo paese, eh, però. Meglio forse esserne consapevoli, quindi io sto cercando di prendere tutte le precauzioni possibili immaginabili, eh, ruote di scorta, eh, GPS satellitare, eh, assicurazione extra apposita: mh, qualsiasi cosa mh, che po posso ritenere utile per, per, per un viaggio più possibile sicuro per noi, per gli altri, per, per i miei figli, visto che ho due bimbi eh, piccoli. Ecco. Eh, Siguford, non so se si pronuncia esattamente così, ma vi anticipo che eh, faremo un corso di islandese brevissimo: un paio d'ore prima di imbarcarci e partire. Con l'aiuto di Istituto Culturale Nordico, che mh, sarà un nostro partner culturale, chiamiamolo così, e che ci darà delle dritte su questo viaggio, su come affrontarlo, sulle persone che possiamo pe sperare di incontrare. E che eh, già si è mossa per metterci in contatto soprattutto con Roberto, che forse qualcuno di voi conosce, eh, alias un italiano in Islanda, eh, un influencer eh, decisamente con numeri molto più grandi dei miei. Ma non è che mi interessa tanto eh, questo aspetto. Mi, mi interesserebbe coinvolgerlo nel documentario, nella misura in cui noi potremmo intervistarlo e fargli delle domande su come si vive in Islanda. Lui vive in Islanda lì da diversi anni, ha studiato lì, lavora lì, quindi è sicuramente può essere un ponte tra noi eh, italiani eh, ignoranti, nel senso buono, che arriviamo, non conosciamo l'isola, non sappiamo una parola, e, e chi invece questa terra la vive, la vive con una certa anche consapevolezza. Dipende se gli piacerà l'idea, dipende se accetterà la sfida, dipende se riusciremo a. A finanziare la campagna di crowdfunding e quindi a realizzare il documentario però ecco c'è questa pedina c'è questa figura importante anche in gioco comunque al di là di questo Sigilford è il fiordo uno dei principali fiordi orientali dell'Islanda vedete i fiordi sono queste insenature di fatto no che potete notare sul lato appunto orientale dell'Islanda ed è il punto d'arrivo l'unico punto d'arrivo dei traghetti diciamo per comuni mortali poi i ricconi con i loro yacht possono arrivare dove vogliono quando vogliono ovviamente ma eh, chi arriva via nave con eh, il suo van furgone arriva da Sigiford e quindi questo è il punto di partenza no? della, della nostra avventura eh, un fiordo Bellissimo, già, già all'arrivo subito di suo. Con poche case, qui c'è proprio un, un gruppetto di case, un BB, un, una chiesa, un hotel, poco altro. Da qui iniziano già cascate così a go-go, eh, senza soluzione di continuità. Come questa Gufu waterfall, non so quanto grande la vedete. Ricordatevi che se potete. Vedere lo schermo più grande condiviso, cliccateci due volte e lo allargate a tutto, a tutto monitor, eh, come anche stazione sciistica, questa qui per esempio, vabbè, insomma, ci sono un po' di cose già nei primi chilometri. Quella però che interessa a noi ehm, da subito è, io l'ho riportato nell'articolo del blog che ho scritto per lanciare, non so, un, un, diciamo così, lanciare l'itinerario. quindi eh, l'idea di questo tour, chiamia, chiamiamolo Eco Tour. la prima cosa che c'è è questa um, foresta di Betulle, adesso il nome qui in questo caso è impronunciabile, Hallorn Strang Skogur, eh, nei pressi di eh, un altro nome <ride> improbabile, Egil Staedir, eh, che è l'unica e ultima foresta vergine, vergine originale insomma, Autoctona dell'Islanda perché la vulgata vuole che l'Islanda non abbia alberi e arbusti di una certa altezza a causa del vento. In realtà non è così. L'Islanda non ce li ha più perché sono stati abbattuti. Quindi, se noi vogliamo girare un documentario sulla sostenibilità, l'ecologia e l'indipendenza, l'autodeterminazione, quello che ci, ci va dietro. Uh, è bene anche, come dire, mh, sfatare alcuni luoghi comuni, eh, come anche altri che adesso vi, vi dirò, eh, e spiegare quanto è importante, mostrare quanto è importante preservare la natura nella sua interezza, non soltanto eh, quando si tratta di alcuni aspetti, ma bisogna considerare insomma tutto, compresi comprese le foreste. Questo è, una, questo è un bellissimo posto, io ho visto qualche foto. Um, si possono fare delle passeggiate, si possono fare dei trekking. Tenete conto che in Islanda tutto si riduce tra virgolette a trekking e passeggiate o belvedere, cioè, nel senso, va bene la gastronomia. Va bene i tour, quelli magari con dei macchinoni giganteschi che ti portano sul vulcano. Va bene le, vanno le escursioni di way watching, però eh, poi sulla terraferma, come dire. Eh, le principali attività che uno si può concedere sono mh, di tipo escursionistico: escursioni in mountain bike, escursioni a piedi. E questo lo dico perché il nostro viaggio sarà anche eh, kid-friendly. Altra formula che va un po' di moda. Che mh, vuol dire che abbiamo due bambini, dobbiamo tenerne conto, non possiamo eh, forzare troppo la mano, dobbiamo calibrare anche le loro risorse e cercare di non costringerli. A tappe forzate per, per nostro esclusivo piacere se fossimo solo io e Maddalena o se fossi solo io vi lascio immaginare potremmo fermarci a contemplare un canyon per una settimana e stare lì a bere birre e parlare del più e del meno quando hai dei bambini eh, è diverso ok da questa prima tappa da questa prima foresta passiamo che è esattamente qui Passiamo a una diga. Una diga perché un impianto, una centrale di produzione idroelettrica, perché? Perché ecco un altro mito un po' da sfatare, l'Islanda è sì natura incontaminata, ma è anche natura devastata. Non so quanti di voi lo sanno, ma molti degli altipiani delle valli interne dell'Islanda sono state sfruttate, sono sfruttate tutt'ora per la costruzione di eh, questi bacini utilizzati per eh, produrre energia idroelettrica con tanto di proteste da parte della popolazione, e, mh, battaglie anche a suoni di concerti, ad esempio dei Sugar Ross eh, e così via. Anche qui l'intento è quello di non essere ideologici, quindi non parlare delle rinnovabili. E parleremo delle rinnovabili e mostreremo cercheremo di dimostrare che si può viaggiare anche grazie alle sole rinnovabili però non cadere nel cliché la soluzione sono le rinnovabili punto eh, perché non è così ok non è così eh, marco mi ha appena scritto alle 9.45 si sì, alle 9.45 adesso l'avviso mi interessa, insomma, quindi non dirvi, ah, guardate, si fa così, que questa cosa ci tengo molto a dirla, cioè, qui, mh, grazie al cielo, siamo in uh, un paese tutto sommato libero, ok? Dove ognuno può fare le sue scelte, quindi io rispetto la scelta di Filippo, ad esempio, che prende un pullman vintage per camperizzarlo, come rispetto alla scelta di eh, qualcuno che magari si prende un, uh, un 4x4. Eh, mi interessa raccontare tutto e lasciare poi lo spettatore, che può essere anche uno spettatore da social media, da blog, da tutti i canali che vi vengono in mente. Mi interessa che sia lo spettatore a trarre eh, le sue conclusioni: cioè a dire: Ok, mh, ci provo oppure no, non fa per me, oppure ah, vedi questo, hai capito che. Pensavo che l'idroelettrico, l'eolico fosse tutto rosa e fiori, in realtà devo starci attento. Ecco, questo è il racconto eh, vero, genuino, autentico che dobbiamo cercare di fare. Questa è la grande responsabilità che abbiamo anche nei confronti dello spettatore. Io vi faccio un esempio: ho visto un documentario. Torno un attimo su di voi, se no rimane bloccato qui tutto quanto. Um, Sì, scusate, ci sono un po' di commenti. Eh, arrivo, eh. Io avevo visto ad esempio un documentario di una giornalista eh, di non so che nazionalità. Questa andava in Islanda e siccome in Islanda, tra le altre cose, ecco, un altro posto che visiteremo è Mammoth, non Mammoth, ma Mammoth, che è la più grande centrale di stoccaggio, carbon capture, stoccaggio della CO2 del mondo, in questo momento. Questa andava a visitare questa struttura e praticamente sembrava che la conclusione fosse eh, è, questa è la nostra salvezza, cioè grazie a questa tecnologia risolveremo tutti i problemi del, 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 dell'umanità eh, in termini di emissioni clima alteranti. Mi sono cadute le braccia, cioè se io guardo un documentario mi aspetto come dire, una conclusione un po' più profonda di questa perché pensare che una tecnologia che è completamente ancora immatura e che contribuisce credo al momento per lo 0 0,0000, metteteci altri cento alla riduzione del gas a effetto serra. È, fa ridere, fa ridere, è ridicolo. Quindi dobbiamo stare attenti anche a eh, tirare le somme, tirare i fili di questo discorso, che è estremamente complesso. Estremamente complesso, ok. Um. Arrivo a voi un attimo perché allora una buona pizza la mangerei volentieri al nord, grazie Filippo. <ride> eh, però non so se sai quanto costano le pizze al nord, quindi <ride> bisogna farsela forse più che andarla a prendere. Assolutamente, eh, Francesco scrive: Ciao Francesco, diga dove ti attaccherai con le tue turbine. Eh, no, ovviamente no, perché serve una diga del genere, le turbine me le spazza via. Serve, serve acqua corrente e una profondità eh, bassa, adeguata, quindi già buttarle dentro un fiume ehm, non servirebbe a nulla per farle girare. Eh, per queste microturbine idroelettriche, che ne ho, ne ho previste tre, e che dovrebbero arrivare a produrre 50 watt, servono dei torrenti. In Islanda, ma prima ancora in Norvegia e Svezia di torrenti è pieno quindi quella è la dimensione ideale per produrre energia, e però, vedere questa opera monumentale, gigantesca e magari parlare con qualcuno del posto per capire che effetti ha avuto, eh, male non fa, Mattia, giustamente, <ride> fa questo commento. Voleva scrivere carbon capture, ma ovviamente penso che ti abbia corretto automaticamente qualche tipo di sistema automatico. Sì, ecco, è una tecnologia assolutamente acerba al momento, ma soprattutto spacciarla come la panacea di tutti i mali non, non va bene, secondo me. Mattia, con lui ci vediamo al corso di camperizzazione base il 4. No, 5, 6, 7 di maggio e anche lui ha deciso di salire a bordo di questa follia e supportare il nostro docufilm. Eh, proseguiamo quindi, torniamo qui. Il mio mouse ha deciso di non funzionare più. Grazie, mouse. Allora, cosa succede qui? Possiamo fare due cose. Possiamo procedere in senso orario ok sto condividendo sì orario quindi verso eh, no, eh, sud per poi risalire ed è probabilmente l'opzione più quotata oppure possiamo decidere di procedere in senso anti orario e affrontare prima la parte nord per poi per poi scendere a, a sud cosa succede qui qui tralasciando le singole tappe che possono anche mm, venire a, a crearsi sapete in viaggio noi poi non abbiamo la forma mentis di quelli che programmano tappa per tappa mattina pomeriggio sera anche perché con i bimbi bisogna avere una buona dose di, di improvvisazione quindi mh, ci sarà un buon margine di, di scelta in real time però una tappa che mi preme mi sta a cuore è invece Husavik Husavik una cittadina piccola anch'essa come del resto quasi tutte sono le cittadine in islanda da cui però dalla quale però partono dei tour eh, di whale watching e questi tour di whale watching qui vedete il calendario ho il sito aperto northsailing.is, north eh, questi tour di whale watching hanno un pregio secondo me importante per noi che è quello di essere carbon neutral, quindi eh, i battelli che si utilizzano sono o ibridi o elettrici e a me interessa in questo caso raccontare e sottolineare e rimarcare il beneficio di questo tipo di mobilità, perché qui è evidente che l'elettrico non è solo un'alternativa uh, un ai combustibili fossili intesi come eh, inquinanti. Questa è una forma di rispetto verso l'animale. Perché? Perché sapete benissimo che le balene non amano i motori dei mezzi, soprattutto se sono vecchi e eh, grandi. Eh, nella versione ibrida elettrica i battelli si avvicinano in totale silenzio ai cetacei, quindi non li disturbano parlare con questo ecotour, con questa agenzia di turismo e scambiare due chiacchiere con il personale, secondo me può essere interessante poi anche per capire se questa scelta loro la trovano proficua e, e pensano che ci credono in questo, oppure magari ci dicono guardate, abbiamo fatto, abbiamo fatto la, la cavolata del secolo perché eh, ci mettiamo due giorni a ricaricare il battello e siccome ci mettiamo due giorni a ricaricare il battello ci tocca usare dei generatori. Se ci dicono questo noi riprendiamo la conversazione, mostriamo i generatori e ripeto, uno poi si fa la sua, la sua idea perché risposte purtroppo scritte, convalidate da Allah, Buddha, Gesù Cristo, Yare e Krishna non, non ce ne sono, quindi uno deve eh, studiare, imparare, guardare, osservare e poi secondo me farsi la, la sua idea. Però questo sicuramente è un, uh, un tour molto interessante. Ecco. Da, qui, da qui, seguendo quella che è la Ring Road, adesso l'ho dato per scontato, ma insomma è l'unica strada diciamo, che compie il periplo di tutta, tutta l'isola. La, la ring road ehm, da qui arriveremo in questa località che non è altro che un puntino sulla mappa eh, dettato dal fatto è un promemoria un promemoria per me ehm, ciao alberto mi ha scritto su whatsapp è un promemoria per me per, per ricordarmi e per ricordarvi e raccontarvi questa sera che da qui si può imboccare la strada f35 che è quella famosa dell'entroterra attenzione però attenzione perché io sono andato a vedermi ovviamente studiarmi queste strade e ho eh, scoperto che non è una strada f ma lo era un tempo e ora non lo è più eh, quindi google maps di cui fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Riporta ancora la dicitura originale F35, cioè strada riservata ai 4x4. Ok? Noi non lo siamo. Eh, invece, se voi andate nel sito road.is, scoprite, eccola qua, che la F35 in realtà è la 35. Adesso qui non riesco a zoomare. Anzi, sì, riesco a zoomare. Questa è la mappa, la cartina. Vedete il 35. Questo indica in maniera inequivocabile perché questo è un sito governativo. In questo sito tenete conto che vi danno informazioni sulle condizioni della strada, le condizioni meteo, se le strade sono chiuse, se c'è traffico, se c'è una frana, una tormenta di neve, tutto quello che vi pare. Da qui c'è la conferma. Che avevo praticamente scoperto grazie a qualche youtuber eh, inglese, americano che aveva fatto questa strada con una macchina normale. C'è la conferma che la strada 35 è accessibile d'estate, perché adesso, ad esempio, è chiusa e impraticabile: è accessibile anche a mezzi a due ruote motrici senza rischi particolari e senza divieti. Nel senso che sapete, e se non lo sapete, ve lo dico io, che dovessero beccarvi con un mezzo che non è un 4x4, eh, su una strada eh, riservata ai 4x4, soprattutto se siete in panne, se vi mettete nei guai, vi fanno una multa stratosferica. Quindi non aggiungiamo altre spese. <ride> e io poi, per fare un controllo incrociato, sono anche andato a vedermi che cosa tutti i passaggi dei fiumi e dei torrenti, scorrono lungo la F35, ad esempio qui. Ok? E ho avuto la conferma che non c'è nessun guado, perché il grosso limite di questo povero van che è Ermanno sono i guadi, nel senso che io nella mia vita ne ho fatti due con Ermanno, l'acqua era a questa altezza qui non c'erano sassi, non era altro che un passaggio su dei torre dei torrenti di quelli che attraversano un punto dove c'è il cemento. Fondamentalmente, ok? E quindi una cosa ridicola da ridere, l'equivalente di una pozzanghera. È importante che ci siano questi ponti su questa presunta F-35, che F-35 non è. E a me questa notizia che sia praticabile, che si possa percorrere nella sua interezza, qui la vedete tutta, così wild. Eh, mi fa estremo piacere perché mi permette, ci permetterà, se riusciremo a fare questo benedetto docu-film, di mostrarvi la parte veramente selvaggia dell'Islanda. C'è cioè, un conto, è la Ring Road e il Golden Circle, che è questo, dove ci sono le, le più famose attrattive, il Geyser, le cascate, non mi ricordo il nome, eh, quelle due che vanno tutti a fotografare, però... Altro paio di mani che è questa zona qui da attraversare, dove sei veramente in balia totale della natura, tenete conto che ci sono forse 3-4 punti di sosta, intesi come ostelli, come alloggi e basta. Su qualcosa come 800, 700 chilometri eh, Credo che siano questi di, di percorrenza. Quindi, ecco qui. Eh, Sarà il banco di prova questo, di, di, infatti, forse è meglio tenerlo alla fine e partire eh, per il nord e poi salire a sud e concludere, andare verso la fine del viaggio attraversando questa strada. Ma comunque, questo sarà il banco di prova dell'idea dell'ideale del gas free e dell'off grid. Cioè, qui non c'è proprio santo che tenga <ride> nel senso che. Eh, il sistema di fotovoltaico pannello pieghevole della Bluetti turbina eolica microturbina per alimentare tutto mh, sistemi di cottura riscaldamento del furgone eh, boiler dell'acqua calda e via a scendere di consumi deve funzionare cioè, deve funzionare se non funziona l'esito sarà eh, non avere corrente e mh, non averla per eh, un giorno è un conto, cominciare a non averla per più giorni vuol dire fallire. C'è anche questo scenario, vuol dire fallire, insomma, è comunque ridimensionare la proprie, il proprio ideale perché dobbiamo essere pronti anche a questo. E mi fermo qui un secondo, torno a vedere se c'è Marco. È arrivato Marco. Ok, Marco mi sente con le sue cuffie. Perfetto, tra poco lo lo facciamo entrare eh, Francesco chiede durante il viaggio farai scusate questo loop di, di format durante il viaggio farai dei video in diretta per fare il punto della situazione sì ovviamente sì eh, cercherò di aggiornarvi in tutte le maniere ecco un, eh, un adesso rispondo anche a te Simpli Elsewhere mi dici il nome vostro che non lo so scusate Um, un punto lancio un appello: chissà qual è il sistema per navigare eh, da satellitare da rete satellitare? Perché a me risulta che il migliore in questo momento sia Starlink e oltre a migliore, credo sia anche l'unico che veramente ti consente di navigare. Da internet in zone remote del pianeta. Io lancio questo appello, poi ho tempo perché partiamo tra un paio di mesi per indagare, per pubblicare dei post in cui chiedo a chi è più esperto di me come, come si può fare per navigare in, in zone remote, perché sicuramente una chiavetta come questa della Netgear. Ha i suoi grossi limiti, come anche l'hotspot, che potrei fare con cop voce. Non lo vedo come una soluzione praticabile. Mentre, eh, mentre ecco un sistema affidabile. Come può essere, sembra Starlink. Io non l'ho provato. Eh, sembra appunto. Ripeto: scusate la, il gioco di parole: l'unico in grado di aiutarci nella trasmissione dei contenuti perché poi sarebbe bello. Eh, anche creare dei reel Instagram, delle dirette eh, come questa, insomma, portarvi veramente con noi lì sul posto in quel momento, farvi vedere questi scenari pazzeschi. Però ecco, su una strada come la F35, che poi alla 35 ci va una connessione, secondo me l'unica possibile satellitare. In quanti giorni si fa quella 35, Roberto. Eh, io credo in pochi giorni. Considerate che questo itinerario, eh, zac E Speranza. Che bel nome, Speranza. Noi abbiamo un'ottima soluzione per internet se vuoi, se poi sentiamoci in privato, volentieri. Sì, vedete che poi da, tra viaggiatori eh, ci si aiuta sempre. Allora, ricondivido lo schermo. Tolgo questo commento se no, rimane lì. E ricondivido lo schermo, allora tenete conto. Dicevo che tutto sto Ambaradan qua di percorso sembra essere eh, ambizioso. In realtà sono, lo vedete qui sotto. Eh, se riesco a mostrarvelo, eh, 2400 chilometri senza deviazioni. Quindi sì, non sono pochi, ma direi che non sono neanche tanti. Google addirittura si, si sbilancia a. Mh, a, a dire: eh, ci mettete 32 ore, sì. Vabbè, insomma, ho qualche dubbio. Però ecco, 2400 km abbiamo 20 giorni per percorrerli. Io penso che sia fattibile. Penso che la, E30, la 35, che poi va da Geyser fino a questa località che non mi azzarderò a pronunciare. Io penso che in anche due giorni, tre si, possano fa si possa fare, però a me piacerebbe proprio fermarmi. Cioè, andarmene un po' a cercare, in questo caso, però da fermo, tra questi due ghiacciai che sono rispettivamente eh, il secondo e il terzo più grandi d'Islanda. Il primo è invece questo. Questo che vedete qui a destra è il più grande dell'Islanda. Questi altri due, anche qui non, non oso pronunciare i rispettivi nomi, ma... Eh, li, li, li teniamo rispettivamente alla nostra destra, alla nostra sinistra e potremmo pensare di fermarci proprio a dormire lungo la strada. Tenete conto di un'altra questione, cioè ehm, la legge, la normativa islandese complice il turismo di massa che si è sviluppato negli ultimi anni in Islanda, la sosta libera è diventata tabù, per non dire vietata. Quindi un conto è andare in bassa stagione. Un conto andare in pieno agosto, come purtroppo dovremmo fare noi per motivi principalmente di lavoro e di scuola dei bimbi, ecco. In quel caso lì il turismo aumenta e bisogna stare un po' più attenti a dove si, si sceglie il posto che si sceglie per dormire, eh, quindi. Inizieremo i primi giorni a sondare il terreno, magari sentire anche altri viaggiatori che ci hanno preceduto com'è la situazione in agosto. Però non escludiamo l'obbligo di fermarci nelle aree sosta. I campeggi eh, calcolate, io li ho guardati: i campeggi in Islanda per lo più sono dei prati senza neanche la recinzione, con eh, una baracchina che funge da bagno e. Basta una niente, c'è neanche una sbarra d'ingresso, non c'è niente, per cui non è che cambia molto. In realtà, fermarsi nei, nei campeggi cosiddetti eh, rispetto a una sosta libera, eh, c'è una questione, purtroppo, o per fortuna, giustamente, insomma, legale da rispettare. Vorremmo, vorremmo rispettarla senza fare i gradassi inutilmente, che non ce n'è bisogno. Um, si arriva a Geyser, che Geyser è curioso come luogo perché è il geyser che ha dato origine ai, al nome Geyser di tutta la serie di geyser, ma è anche l'unico o comunque credo uno dei pochi che non è più attivo, ma eh, nel senso non è più attivo per cause umane. Cioè il turista proprio bifolco ha buttato negli anni dei massi, dei sassi, delle pietre dentro questo geyser, ha finito per tappare la camera. Da, da cui sale l'acqua eh, riscaldata per via della mh, temperatura di de, de, de quello che c'è sotto, Magma Lava adesso non ricordo quale dei due, e, e quindi non funziona più tra virgolette, questo povero Geyser. Però a fianco ce n'è un altro che ha un altro nome. e Che è, eh, se lo ritrovo che è qui in zona. Vabbè, insomma, è un altro. Equivalente del geyser che è quello che vanno a vedere un po' tutti, ok? Qui si entra nel eh, Golden Circle, quello che viene chiamato Golden Circle, cioè il circolo d'oro, il posto più turistico, ma anche più denso eh, numericamente parlando di cascate, canyon, laghi. Vulcani, Geyser, appunto, e chi più ne ha più ne metta. Quindi, chiaramente, noi non è che lo snobberemo questo. Parlo anche del docufilm. Docu Però ah, andiamoci un po' più svelti, un po' più rapidi. Perché sta roba qui, se volete, su YouTube la trovate in tutte le salse, in tutte le versioni. Altra parentesi: io ho guardato, sto guardando dei documentari dei video YouTube. Uh, perché qualcuno di voi uh, sui social mi ha detto: Ma perché non te lo fai tu da solo? Sto documentario. Allora adesso vedrete Marco fra poco, che ringrazio in anticipo per la pazienza per essere qui questa sera e vi farà capire lui cosa vuol dire girare un docufilm e avere certe attrezzature e fare certe riprese. Un errore banale, ad esempio, secondo me, che ha fatto uno youtuber giapponese con il suo docufilm documentario di 20 minuti autoprodotto eh, secondo me è quello di non aver messo l'audio, cioè questo qui ha realizzato un docufilm che ha avuto più di un milione di, vi di visualizzazioni, lo trovate su YouTube, scrivete Iceland on the Road o Road Trip Iceland, eh, ha avuto tantissime visualizzazioni, ma ha fatto questo montaggio per cui c'è solo della musica dietro e secondo me perde un po', pecca un po', è un errore un po' anche grossolano, perché? Perché sei sotto una cascata che ha una forza della natura spaventosa. Io, da spettatore, voglio, pretendo che tu mi faccia sentire il frastuono di quella cascata, ok? Per come la vedo io, cioè, un paese come l'Islanda merita di parlare, di esprimersi, di, di, dire la, di, di far sentire la sua voce. Tu mi fai una musichetta tutta giapponese, tutta... Rilassante, ordinata, zen va, be va bene, però ecco quando manca una regia, quando manca una troupe, quando manca anche un sound designer, qualcuno che è più avvezzo alle musiche, è più avvezzo ai suoni. Si rischia di fare questi scivoloni che, che poi portano il risultato finale a un livello un po' più basso. Invece, noi pazzi, scatenati, furiosi, vogliamo fare qualcosa anche di, di unico, una piccola perla, un piccolo gioiellino, ecco, niente di, che so io, mh, cinematografico per carità, ma anche sì. E adesso lo sto vedendo le facce che fa Marco dietro le quinte perché ho questa mappa davanti, allora secondo me mi sta annuendo. Allora, dopo, cosa succede qui? Ecco, qui succede questo eh, succede che c'è tutta questa parte nord occidentale molto bella e anche qui molto selvaggia che ci offre non una ma ben due strade quindi noi per raggiungere questi fiordi a nord altri fiordi vedete che si fiord fiord l'equivalente di fiordo in islandese Beh, si poteva capire però insomma dai lasciatemi la soddisfazione di superarvi il significato di una parola in islandese qui ci sono due strade quindi questo ci aiuta a andare e tornare senza ripetere la stessa strada che mm, potrebbe essere appunto ripetitivo noioso in parte o potrebbe costringerci a fare eh, dei tagli spazio-temporali un po' esagerati invece eh, in questa maniera qui noi possiamo Andare e tornare facendo tutto questo. Questo giro che segue esattamente il profilo del fiordo della costa. Quindi da qui mi aspetto altri paesaggi a dir poco epici. Ecco, vi faccio vedere proprio così al volo: <ride> uno screenshot di quello che potremmo aspettarci in questo, in questo fiordo. Mm, buttiamola una cascata, praticamente del color paradiso in mezzo. E a quel punto torniamo. Qui non c'è niente da vedere, diciamo eh, strettamente correlato al racconto del documentario. Comunque, cose particolari che si distinguono dai documentari, National Geographic eh, e compagnia bella, youtuber vari. Qui eh, natura natura, lo stato puro, desolazione, volpi artiche. Ecco qui si avvistano, si possono avvistare delle volpi artiche se abbiamo fortuna. È l'unico animale autoctono dell'isola e, e poco altro. Quando invece si torna verso sud, c'è una cosa interessante che possiamo valutare di filmare, eh, se non addirittura chiedere il permesso proprio per entrarci dentro, che è la CryptoFarm Enigma. Che cos'è la Crypto Farm Enigma? È un'altra, come dire, stortura no? del, del, del mondo idilliaco del, del Grande Nord e della Terra del Ghiaccio e del Fuoco. Cioè, è una fabbrica passatemi l'espressione fabbrica, farm di criptovalute che ha dei consumi, energie, consumi energetici spaventosi e, e che si trova in Islanda per motivi di raffreddamento dei server. Quindi, anche qui. Bello produrre energia pulita dal, dalla geotermia prevalentemente, però occhio a come usiamo questa energia. Raccontata così può sembrare forse banale, vista sul posto, secondo me fa un altro effetto, anche perché eh, stiamo valutando e valuteremo con calma anche la modalità narrativa che potrebbe essere molto in voice over. E non io che parlo davanti alla telecamera e vi racconto in maniera didascalica a ah, questa. Guardate, cioè dei ragionamenti un po' più profondi su quello che è l'impatto dell'uomo, su quelle che sono le scelte dell'uomo a discapito della natura, del nostro ambiente, del nostro pianeta. E quindi una voce fuori campo: magari studiarsi queste frasi eh, più significative. E lasciare che siano le immagini che parlano. Secondo me l'idea vincente è un po' questa. Il nostro modello, il mio, poi vedo se sono d'accordo con me Marco e Christian e tutti i ragazzi di Anima Film, il modello un po' mio è eh, Werner Herzog. Herzog è un regista tedesco, tuttora in vita, ha girato diversi documentari, uno più bello dell'altro, secondo me, io ne ho visto uno da poco che si chiama The White Diamond, il diamante bianco, e Herzog ha due peculiarità principali, secondo me, uno riesce a unire diverse linee narrative, tenete conto che noi vorremmo anche raccontarvi della casa che stiamo costruendo, off-grid, gas-free, eh, in legno e paglia insomma avete visto qualche video su youtube c'è anche questa componente che vorremmo inserire nel documentario quindi Herzog è un maestro nel parlare di più tematiche e farle stare bene insieme ok eh, ma poi soprattutto è molto contemplativo i documentari di Herzog sono poco parlato e molto musica e le musiche che lui sceglie sono veramente qualcosa di Unico. Eh, vi consiglio The White Diamond, lo trovate su YouTube gratuito, guardatevelo, segnatevelo fra i preferiti. Guardatelo i prossimi giorni, se non l'avete già visto. È una, è una perla, una piccola perla. Poi c'ha qualche approssimazione anche quello, magari. E non è un colossal, non, è, non ha vinto Oscar. Anzi, non ha vinto Oscar, però è un piccolo gioiellino che ti fa rimanere incantato davanti allo schermo. per Un'ora e venti, un'ora e mezza, quella che è la durata, quando partono le musiche di quel documentario, tu vedi la natura spettacolare. È girato in, in Centro America, non ricordo esattamente in che paese, forse Ecuador. E basta quello, non servono tante parole. Poi c'è qualche dialogo, c'è qualche frase, chiaramente, però il parlato è mh, relativo. E non c'è solo Enigma, quindi questa farm di criptovalute, ma c'è anche. Sì, anche qui un altro nome che non mi azzardo a pronunciare, ma c'è anche questa cittadina nel cui territorio si trova Mammoth, si chiama così se non sbaglio, che è questa mh, eh, fabbrica per lo stoccaggio della CO2. Ok, quindi delle grosse ventole che fanno passare attraverso l'aria e estraggono con dei sistemi molto complessi e molto energivori, estraggono la CO2 e qui si può aprire un piccolo capitolo su, non lo farò stasera, lo faremo nel documentario, ma ehm, sul discorso della compensazione di CO2 grazie all'acquisto di crediti, crediti che vengono generati anche in questo modo, quindi banalmente una multinazionale, un'industria. Abbassa le proprie emissioni acquistando questi crediti, ma il problema esce dalla porta e torna dalla finestra perché l'industria inquina. Sta roba qui per stoccare la CO2, inquina o comunque consuma grossi quantitativi di energia. È un gatto che si morde la coda, se vogliamo. Quindi, pure qui, questa è una centrale che fa impressione da vedere dall'esterno ed è quella che citavo prima nel documentario di quella giornalista. Secondo me. La conclusione è che questa possa essere la salvezza del, 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 del pianeta è molto discutibile. Poi ci sono altre tappe, chiaramente ci fermeremo anche a Reykjavik, la capitale, anche per riposare un pochettino, perché un viaggio in quattro dentro sto affare qua, eh, con due bimbi vi assicuro che è tutto tranne che una vacanza, tutto tranne che riposante, però. Io confido in Ermanno e, e sostengo la teoria che l'ess is more, cioè un mezzo più è piccolo, compatto, nei limiti del, dell'umano e, e meno impatta anche sull'ambiente, meno inquina. Eh, qualcuno mi faccia notare adesso, magari introduco anche Marco, mi faceva notare il discorso del GPL che, di Ermanno inquina, poi vi mostro le tabelle di quanto impatta il trasporto. Esclusi i voli aerei, escluso il trasporto sul posto, ma il trasporto all'interno della nostra mh, destinazione turistica, rispetto ad esempio all'alimentazione. Ok? C'è cioè, un abisso tra, tra le due cose. Però è vero, sì, Ermanno un pochettino col suo GPL inquina, sicuramente. Eh, tutta questa parte qui a sud la dobbiamo ancora definire. Sicuramente c'è una fermata in questo ghiacciaio, da qui partono delle escursioni proprio con questi gipponi enormi. Che io vorrei evitare, e che cercheremo di evitare nella maniera più assoluta. Che portano i turisti sopra i ghiacciai a farsi i loro giri. Se troviamo un'alternativa un po' più a basso impatto, mh, mi farebbe piacere. Insomma, e rientriamo quindi. Da questo lato orientale dell'isola e eh, ci imbarchiamo il eh, 26 di agosto, mi pare quindi arrivo il 6 dopo le Fire Hour, arrivo il 6 di agosto, eh, partenza da Sidduford il 26, quindi 20 giorni per fare questo tour. Questo probabilmente è un, un 50% del racconto, anche perché mancano gli incontri con le persone del posto, eh, ad esempio c'è un ristorante eh, che riesce a coltivare pomodori, pomodorini credo tutto l'anno grazie a una serra riscaldata da energia rinnovabile, cioè da energia geotermica. Anche lì entrare dentro, parlare con i titolari o con eh, chi sceglie di mangiare in questo posto, poi loro fanno dei bei tour guidati dentro, potrebbe essere interessante, potrebbe essere Aggiunto al racconto, eh, se avete lavoricchiato, avete avuto a che fare con l'ambito videomaking, anche a livelli amatoriali, sapete che del 100% di girato, poi si tiene un 20%, 30. Quindi è chiaro che noi dobbiamo abbondare, dovremo abbondare. Eh, per essere sicuri di avere materiale e e che sia materiale di buona qualità anche come narrazione ora torno un attimo da voi quindi perché ci saranno anche altre domande uh, e poi introduco Marco keep dreaming salve a tutti ciao uh, keep dreaming credo che tu sia uno dei sostenitori della campagna non lo so perché c'era uno che alias keep dreaming dovresti essere tu dovresti essere voi dammi conferma se, se dico bene io adesso eh, quindi prima di passare al discorso della sostenibilità perché è un altro temone cruciale e voi eh, l'avete votato al secondo posto nel canale youtube quindi quando vi ho chiesto cosa vi interesserebbe sapere durante questa diretta avete risposto al primo posto l'itinerario al secondo eh, la il tema della sostenibilità e, e Mm, mi fa piacere anche questo. Eh, prima di passare, quindi a quel mh, gigantesco capitolo, io vi eh, volevo solo ricordare con il banner che lascio un attimo qui sotto, eh, poi non so manco. In realtà se eh, da questo banner funziona. Il link, non credo. Eh, sì, siamo noi. Continuate così, ragazzi. Grazie, keep dreaming e vi lascio il link alla campagna ideaginger.it progetti road to iceland basta che lo scrivete nella ricerca lo trovate ma ecco a voi signore e signori oh. marco marco benvenuto benvenuto grazie di essere tra noi vediamo no, se riesco a, ad aumentare la dimensione del nostro eccoci qua Ciao, Robin. allora Marco, chi è? Marco è sempre molto pacato quando parla. Mi mette una tranquillità a sentirlo. Dalla... Allora, intanto io e Marco siamo stati compagni di università all'epoca, scienze della comunicazione a Padova. Quindi c'è stato anche un legame lavorativo, studentesco, perché già all'epoca producevamo i nostri primi esperimenti di, di documentari molto amatoriali. Uh, seguendo le istruzioni dei professori di cinema, insomma, ce n'erano diversi. Dopodiché, le nostre strade si sono separate. A me piaceva di più la scrittura, quindi mi sono buttato nel mondo del copywriting. A Marco interessava di più la parte filmica e, e ha aperto questa società con Christian. Correggimi se sbaglio, Marco. Insomma, avete fondato Anima Film. Mm -hmm. E Anima Film è cresciuta e devo dire che è diventata veramente una bella realtà. Adesso siete in Marco? Quanti? Ricordamelo. Siamo all'azienda, oh, siamo in quattro persone. E poi, dentro la nostra azienda ci sono altri due colleghi che sono fotografi. Quindi, diciamo che la squadra, il nocciolo forte, siamo in sei persone. Dopo, ovviamente, a seconda dei progetti che si realizzano, la squadra aumenta con un elastico eh. oppure si restringe a seconda delle necessità. Certo. Ecco, poi tra l'altro, Marco, io non te l'ho detto, ma avevo selezionato uno dei vostri tanti lavori dal sito web anche per dare, come dire, un'idea di quello che vuol dire realizzare un, un lavoro di Ecco, di qualità, dai, diciamolo, perché c'è una costruzione dell'immagine, la scelta dell'illuminazione, la musica, il montaggio eh, per me si vede la differenza ecco, insomma, io. Guarda, guarda, finché parlavi, stavo scorrendo un attimo le mail perché ho detto: voglio andare a vedere le ultime mail eh, dell'ultimo progetto che abbiamo seguito insieme, che è stato Road to Canada, perché sentivo che parlavi con la gente. Cosa serve avere un gruppo che ti segue, no? Allora guardavo l'ultimo eh, video realizzato, cioè l'ultima lavorazione delle tante, che è quella che porta alla V diversione. 38, bravissimo. Era la 38 che di, di norma fai un per tre, no? Perché una versione di solito ha almeno tre lavorazioni. E mi ricordo le notti e mi ricordo anche l'ultima bottiglia di whisky che si è terminata <ride> con l'ultimo montaggio perché volevamo andare tutti a casa quella notte. Vabbè, insomma. Mi ricordo anch'io, sì, mi ricordo anch'io. Quindi ehm, io ho voluto che Marco fosse qui questa sera, anche se immagino, Marco, che tu sia bello provato dalla settimana, lo siamo tutti. Vi lascio anche qui il link in chat se vi interessa darci anche solo un'occhiata. Io ti volevo qui stasera proprio per, come dire, fare due chiacchiere eh, su quella che è la trasformazione, se vogliamo, di un'idea, di un progetto, in qualcosa che poi tecnicamente deve stare in piedi. Cioè, banalmente, eh, mi ricordo in Canada avevamo i due videomaker che ci seguivano, avevano una osmo. Una osmo che cos'è? Una camera montata su un cofano di una macchina eh, che riprende tutto il viaggio o quasi o comunque le strade. Quella ripresa lì, l'alternativa può essere il drone, può essere una ripresa dall'alto, ma fatta a livello della strada. Mm -hmm. Se non hai uno che ti segue, che guida la macchina dietro di te, correggimi se sbaglio, non la riesci a fare. Ad sì, esempio... Sì, sì, sì quello, ovviamente sono tutte strumentazioni eh, che ti aiutano nell'utilizzo del linguaggio filmico, no? perché poi alla fine di quello si tratta. Cioè noi, tu hai in qualche modo, sei in qualche modo l'autore di questo documentario, perché... Eh, hai scritto un itinerario, hai un, qualcosa da raccontare eh, con le parole, noi quel qualcosa lo raccontiamo con le immagini, quindi c'è un'autorialità da un punto di vista di scrittura e c'è un'autorialità da un punto di vista del linguaggio filmico. Ovviamente, eh, l'autorialità dal punto di vista del linguaggio filmico è determinata da, da diversi parametri, e purtroppo quei parametri sono legati anche e non solo ai soldi nel senso se poi uno non, non sa fare il suo lavoro non è che gli, gli bastano i soldi per farlo però se uno bene o male di queste cose ne mastica se sei in più persone che sai cogliere determinati momenti e sai utilizzare gli strumenti che hai a seguito sicuramente hai la possibilità di portare a casa un buon lavoro ecco Ecco per dare qualche numero. Ed, ed è quello che fare anche noi, per dare qualche numero così, proprio a brutto grugno, come direbbero in Emilia, ti <ride> sei fatto un'idea un dell'attrezzatura che vorreste portare via? Cioè, giusto per far capire anche che cosa stiamo cercando di realizzare, che cosa sta sostenendo allora. la gente con la prevendita, perché di fatto si tratta. Di una prevendita di questo film, cioè, giusto? Fai eh, una panoramica di, di quello ah, che ci potrebbe assolut essere. Assolutamente sì. Allora, noi, eh, ovviamente, a parte i soldi che stiamo cercando di raccogliere per le spese, che sono soldi proprio di tasca per, per, per sostenere le spese vive del documentario, noi partecipiamo come casa di produzione con tutta la nostra potenza di fuoco. Cosa significa? Che noi porteremo via eh, due camere da cinema eh, per le riprese, quindi il documentario verrà girato in RAW come si gira un qualsiasi altro film, che è il negativo del digitale per capirci come la vecchia pellicola. E questo permetterà un, un ottimo lavoro poi di eh, color correction in fase di post produzione. Eh, per dare dei numeri, eh, se dovessi fare un conteggio, tu vuoi sapere economicamente con cosa veniamo via? No, <ride> no, no non usavo tanto, <ride> ma proprio una lista breve di allora, attrezzature. Sì. Eh, allora, noi, noi due siamo, camere, poi le camere, Usiamo delle Canon EOS Cinema per le riprese con tutta una serie di ottiche eh, cin cinematografiche o fotografiche a seconda delle situazioni. Poi avremo un paio di gimbal che sono l'evoluzione di quello che dicevi prima, cioè dell'Osmo. Quindi è ah. un gimbal eh, che riesce a portare sopra delle camere più pesanti. Avremo probabilmente una o due Reflex eh, sempre che, fa, che fanno riprese in 4K per poter piazzare le camere anche in alcuni punti con delle ventose. E, sicuramente avremo un drone. Sicuramente avremo uno o due slider, di cui uno motorizzato per fare dei time lapse in movimento. E... e dopo, insomma, tutto questo ovviamente a un certo punto andrà anche in funzione dello spazio di trasporto, perché dopo tutto quello che noi possiamo portare via deve anche stare comodamente dentro il posto dove dobbiamo vivere per questi... 25 certo. giorni. Insomma. Certo. Vi racconto un aneddoto. Vi racconto un aneddoto logistico. Questo fa proprio parte della logistica. Eh, risalente al Canada, a Road to Canada, quel primo documentario. Um, perché questa volta il budget è un pelo più alto? Perché in realtà all'epoca, spesi, e misi insieme grazie agli sponsor, grazie a un altro crowdfunding, 10.000 euro, questo fu il corso. E il costo, scusatemi, eh, dell'operazione e quei 10.000 euro, non dico che li abbiamo recuperati tutti, che li ho recuperati tutti dalle vendite negli anni successivi. Ormai sono passati sei anni, però quasi. Quindi, già andare in pari con quel progetto lì è, stata, è stato un buon risultato, secondo me. E questa volta il budget è un pelo più alto, sono 12.000 euro. Perché, e vi racconto questo aneddoto, perché vorremmo. Ospitare la troupe permettere di muoversi con un camper, con un mezzo motorizzato. Cosa è successo in canna? È successo che non avendo questa accortezza, se vogliamo, non avendo questa esperienza, le, le due persone che ci seguivano si muovevano in macchina e tenda. Questa cosa si è rivelata difficoltosa per non dire deleteria, perché succedeva che intanto eravamo obbligati sempre. A fermarci in uh, campeggi per forza, perché per forza, oddio, però, insomma, piantare la tenda in un paese dove se esci fuori dalle strade possono esserci alci e orsi, non è proprio la migliore delle <ride> idee. E, ma poi, soprattutto, succedeva che eh, c'era del tempo che andava perso nel montaggio della tenda, nella preparazione del cibo con eh, anche strumenti. Eh, dozzinali il fornelletto a gas, quello che riesce a portarti via in un campeggio. Insomma, quindi eh, questa cosa ha rallentato parecchio e ci ha messo in difficoltà. Ecco, avere un camper vuol dire noi ci fermiamo 10 metri dietro. Si ferma il camper. O il camper nel frattempo sale su una strada, si allontana per fare le riprese. Uno scende, gli altri cominciano a preparare da mangiare oppure allestiscono. Quella che è la camera per, la time, per il time lapse è un altro andare. Al di là che questa volta, forse, se riusciamo, grazie al vostro sostegno e grazie agli sponsor a raccogliere eh, la cifra necessaria e magari andare un pochettino in overfunding, eh, beh, potrebbe esserci anche una terza persona, quindi non due, ma tre persone. Adesso, questo è da. Appurare. sì, poi consideriamo che non siamo in Canada d'estate, ma siamo in Islanda e insomma, anche da un punto di vista climatico, eh, la tenda forse non è proprio una situazione così agevole. Ecco, sì, abbiamo anche eh, aggiungiamo che abbiamo anche tutti un po' di anni in più sulle spalle, ci volano ma... via tutte le cose. Male non fa ricordarlo. Allora, Electroforesi scrive: Avete il link del vecchio film documentario? Sì, ce l'ho, ve lo metto qua in chat. Purtroppo è stato hackerato il sito, abbiamo anche dei simpatici hacker che ci seguono e quindi è andato offline e l'abbiamo abbandonato perché era talmente compromesso, non si poteva più recuperare. Però ho trasferito i contenuti e la vendita di questo docufilm. Ormai ha sei anni, ma secondo me li porta ancora bene all'interno del blog. Quindi, se vi interessa, la versione in streaming, ad esempio, costa la bellezza di 10 euro. Eh, il DVD costa 17, credo. E quindi c'è ancora questa possibilità. Ovviamente, ho anche pensato di dare continuità a quel progetto inserendolo fra le ricompense del crowdfunding. Per cui, chi dovesse. Avere piacere di avere tutti e due i DVD eh, in versione bundle, dicono gli inglesi, accoppiata e eh, può ordinarli in crowdfunding nella raccolta fondi adesso e a ad entrambi appunto Rot to Canada e Rot to Iceland. Detto questo, grazie a te e eh, ciao a, a Raffaele. E detto questo, Marco, ti volevo chiedere anche eh, un'altra questione, ovvero ehm, ti sei fatto un'idea su è meglio arrivare in aereo e noleggiare il furgone lì o prenderlo da qui? Perché apro un'altra parentesi. Però scusate, ma le cose da dire sono sempre tante. Eh, ci sono queste due opzioni. E, eh, chiaramente si esclude una vicenda, ma noi le stiamo sondando entrambe. Allora, a livello di impatto ambientale, Marco, io non te l'ho ancora detto, ma l'ho scoperto oggi, sarebbe meglio partire da qui perché l'aereo è deleterio come emissioni eh, clima alteranti. Però, eh, per partire da qui. C'è bisogno di noleggiare il mezzo qui, quindi la cosa diventa forse più complicata da gestire. Cioè, da una parte si semplifica perché le attrezzature, come diceva Marco, si possono caricare qui. Dall'altra si complica perché devi avere l'assicurazione anche extra Italia, devi fare tutta la strada, quindi qualcuno deve immolarsi, devi attraversare con la nave eh, la tratta. Adesso non lo so, tu hai, avreste voi preferenze io... o che sia indifferente sì, continuiamo a parlarne sicuramente c'è di, di mezzo c'è la questione economica che ovviamente è quella che nei progetti indipendenti è la prima questione da affrontare perché se no si rischia di non riuscire a fare il progetto eh, però superata quella cioè capito quale strada è più conveniente o quale più eh, conviene in termini economici a pari con l'impegno di, di, di trasporto eh, sicuramente Partire da qui significa avere un mezzo che puoi attrezzarti di tutto punto per quello che ti serve, significa anche ottimizzare gli spazi, crearsi un minimo di studio interno perché noi abbiamo intenzione comunque oltre a fare data manager, cioè scaricare, organizzare e archiviare tutto il girato in maniera dettagliata durante il viaggio, anche comunque cominciare a eh, mettere in linea delle cose in modo da vedere... Come si possono costruire determinate scene? Insomma, tutto ovviamente allo all'oscuro tuo, tu non devi vedere niente. <ride> no, e, questa, questa no. la, e questa è la domanda per te. Guarda, leggi sotto qui. Eh, sì, eh, quello è l'altro discorso. Infatti, oh. girando in Raw, eh, abbiamo considerato che molto probabilmente verranno girati dai 600-700 giga al Altera al giorno. E noi dobbiamo fare tutto questo backupato due volte quindi stiamo considerando di andare via con circa 20-30 Tera di dischi. E però avere 30 Tera di dischi eh, significa avere dei dischi che devono essere collegati alla corrente, ma noi la corrente non possiamo averla sempre. Quindi servono altri dischi che rimangono attaccati direttamente al PC in modo tale da fare un primo backup, diciamo in viaggio mh, durante la giornata e magari. In alcuni momenti, quando abbiamo la possibilità di collegarci o di avere una ricarica più, più seria, fare un backup serale, notturno, non lo so. Tutte questioni che dobbiamo valutare per bene anche con Roberto. Stai facendo passare la voglia, Marco. Marco vedo, che, vedo che sta andando via anche il tuo segnale. <ride> probabilmente stanno già facendo risparmio energetico da qualche parte <ride> no, questo vi dà la misura aspetta che controllo e eh no batteria al 70% <ride> questo, vi dà, questo vi dà la misura della, della non so perché fa sto tiro qua della complessità forse la webcam della complessità del del Non capisco se ci sei, se non ci sono io, Robby Robby. Pronto, pronto. Usa. Ecco. È che ho una USB che divide tutte le entrate, che ah, fa contatto, salta, vabbè. Eh, okay, vabbè non Tecnologie. Io volevo far vedere, visto che siamo tornati on air, anche questa cosa che dicevo prima, cioè un vostro lavoretto. Allora, questo è il sito di Anima Film, adesso dovreste vederlo. Le nostre sì. produzioni, qui vedete le categorie, macro categorie in cui dividono il loro lavoro, loro fanno eh, video. Siamo, siamo una casa di produzione prettamente commerciale, ecco. eh, quindi eh, siamo una società che produce video per aziende o per, eh, o per marchi, brand, eccetera. Ovviamente in tutto questo abbiamo anche, eh, rimane sempre ritagliato un angolo di passione. Considerando il fatto che io e il mio socio ci siamo conosciuti all'università, eh, ci siamo conosciuti facendo dei cortometraggi, ci siamo tenuti sempre in contatto, e eh, a un certo punto quella, quel contatto è diventato lavoro e la nostra passione è diventato lavoro, insomma, quindi si portano avanti entrambe le strade. E voi avete una passione spiccata per il lato, diciamo, dark eh, splatter, <ride> del <ride> Delle, della cinematografia, no, questo per quanto riguarda queste produzioni così indipendenti, cortometraggi sono giusto, più che altro. Sì, 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 mi sì. Se sbaglio. Ecco però per darvi un'idea del ritmo, forse anche narrativo, eh, che sottende un, un esempio di video corporate, in questo caso, io ho scelto Marco questo eh, che mi piaceva molto. 1988, it's the same story every day. Answer, arrange, examine, travel, suggest, resolve. Don't anybody tell you Rarely, we can figure out what's behind our days. But the outcome is the most exciting part. Ecco insomma questo dura un minuto e cinquanta e io ti chiedo quanto ci avete messo per realizzare un minuto e cinquanta di questo, di questo video, giusto per farci capire quante persone ci hanno lavorato se ti ricordi. Beh, quello lì, quel video che hai scelto è un po' particolare perché quel video lì ci sono diverse giornate di, di lavoro. Eh, nel senso, che è un video che è stato costruito, tra, eh, sono stato costruito attraverso immagini girate di notte, cioè i prodotti che erano molto grandi, come hai visto tu girati di notte per avere un controllo della luce, perché erano prodotti molto grandi e non facilmente spostabili, visto che erano erpici. Poi c'erano delle eh, scene girate in ambienti in cui questi prodotti erano utilizzati, quindi aziende agricole particolari in giro per tutta Italia, e in particolare lì ce n'era una in Emilia Romagna, se non ricordo male, una in Veneto e una forse, eh, non ricordo bene, se era verso Brescia, Bergamo o giù di lì. E poi c'è tutta la parte di costruzione del video in azienda con attore, eccetera, eccetera. Quindi complessivamente mi viene da dire 2, 3, 4, 5 giornate di ripresa. E Però ovvio che tu, tutto quel video lì era stato storyboardato, quindi ogni scena era già stata decisa prima. Cosa che... Per sua natura, tu non puoi fare con il documentario. Il documentario funziona al contrario. Cioè, se il, lo spot o il cortometraggio lo scrivi a livello di sceneggiatura, ti concordi le inquadrature, quindi ti crei uno storyboard e costruisci, costruisci tutta la storia già su, su carta. Eh, quello che fai con un documentario è che ti fai una sorta di canovaccio sulla base di quello che vuoi raccontare, sulla base. Eh, di una struttura narrativa che ti vuoi costruire, eh, sulla base in questo caso parliamo di un road movie, quindi di un itinerario di posti da, da toccare. Dopodiché, come è stato fatto anche per Road to Canada, eh, dobbiamo eh, scrivere tutto su carta, quindi si costruisce a posteriori una sorta di eh, sceneggiatura più precisa perché il documentario comunque ha la magia che delle cose te le porti a casa e le acquisisci lì, cioè delle cose le scopri lì, se, certo, fai, delle, certo. se fai delle interviste parte della tua narrazione ti si costruisce in mano. Quindi certo, è, una, è... Scena, una scena epica che è venuta fuori dal documentario del canale è stata quella del luccio, luccio è un pesce d'acqua dolce, noi l'abbiamo trovato, vi giuro, su un isolotto dentro un lago all'interno di un lago quindi noi eravamo andati con la canoa in questo isolotto con sempre i due che ci seguivano con la telecamera e ci siamo fermati e lì c'era un luccio di queste dimensioni o più grande forse pronto fresco fresco mm. non ci siamo mai spiegati da dove fosse venuto fuori probabilmente abbiamo ipotizzato un pescatore era stato lì poco prima e L'aveva abbandonato oppure eh, un uccello, questa è un'ipotesi un po' più fantascientifica, l'aveva so, abbandonato eh, a seguito del nostro arrivo, ma non aveva ferita, era proprio bello pulito. Al che l'ho preso, abbiamo acceso un fuoco e l'abbiamo cucinato, però quel momento lì che uno sembra, poi sono pochi secondi in realtà nell'ambito del documentario, si cioè vede proprio io che metto il pesce sulla griglia lo cucino. Però quello è stato un bel momento documentaristico, ma totalmente casuale, non c'è stata nessuna preparazione. E così ne sono successi altri, e soprattutto i più casuali forse sono gli incontri. Gli mm. incontri che fai con la gente sul posto, che ovviamente si vede arrivare una troupe, eh, sono quelli che magari ti aprono delle porte eh, sul momento, che, che neanche avevi immaginato. C'è anche questa, questa variabile qua. Allora io niente eh, passerei a parlare del tema della sostenibilità eh, dove mi sono segnato un po' di cose interessanti secondo me. E eh, tu, Marco, se vuoi continuare a seguire la diretta dietro le quinte sei il benvenuto. Ti, ti lascio perché se invece vuoi andare. Eh, se vuoi andare a letto eh, è tuo diritto, <ride> è tuo diritto andarci quindi assolutamente. Rimango, rimango dietro le quinte. Grazie, grazie ancora e grazie. ci aggiorniamo bene, bene. Mi raccomando a chi sta ascoltando. Di essere molto sereno, anche mettere un po' di mani in tasca e partecipare attivamente a questa <ride> senza quelli, <ride> non senza quelli, senza il documentario non se va. <ride> eh, <ride> abbiamo provato realmente. a fare un uh, bando, cos'era Europa Creativa. Cioè, questo crowdfunding è arrivato dopo altri tentativi, altre strade, ma. Ci ah, sì. siamo resi conto che anche lì per fare dei bandi devi avere certi strumenti, devi avere una certa struttura, anche no, bisogna, bisogna dire, però, che la risposta è stata molto consistente da subito e questa cosa comunque dà insomma dà parecchia fiducia. Dai. Sì, sì, poi vorrei leggere un po' di messaggi anche per ringraziare chi ha partecipato. No, sta partecipando perché è bello insomma, eh, che chi. Ci ha messo la, la propria fiducia, eh, abbia un feedback, un riscontro. Poi, se avete domande anche sulle ricompense, eccetera, ci prendiamo il tempo che serve. Io, ieri, ho ho mandato, ieri o stamattina, ho mandato un'email collettiva di ringraziamento a tutti per far sentire insomma, che ci siamo, che eh, siamo qui. Poi, ovviamente, seguiranno aggiornamenti anche personali in base a tutte le ricompense che sono state, sono state scelte. Tra l'altro, ah, sì, volevo sì. dire solo una cosa, poi lascio. Eh, visto che avevi aperto anche un po' questo canale di mh, richieste a, anche a, al pubblico, e visto che sento che verrà fatta comunque la, dire, la diretta, probabilmente qual, qualcosa dirai durante insomma, il percorso con, con chi segue, se c'è qualche spunto anche di una sorta di, non so, piccolo palinsesto da, da tenere in diretta, capito? Eh, anche da parte del, di chi ci sta seguendo c'è qualcosa che si vuole sapere quotidianamente, qualche curiosità. Potrebbe essere bello, insomma, poi dedicare qualche minuto in diretta su questa cosa, okay. bello, okay. Scherzetto. Sì, è bello scherzato quell'email perché l'ho intitolata. Nell'oggetto, ho scritto: il docufilm Road to Iceland Non si farà. Questo era l'oggetto dell'email di ringraziamento di stamattina. E poi, e poi in apertura, ho scritto. Eh, beh, preso un concolone, ciao, so, ragazzi. Eh, comunque, comunque dai, quando grazie. ci siamo messi in testa di fare le cose, non le abbiamo mai abbandonate. Quindi, si farà. Ah, beh, oh. fino all'ultimo minuto saremo sul pezzo costi quel che costi. Grazie, Marco, intanto, ciao, allora, grazie. Poi. Ok, torno a spiegarvi un po' di cose sul discorso dell'ecosostenibilità del progetto, ovvero eh, questo è un tema spinoso eh, perché chiaramente mh, ci siamo buttati con tutta la nostra eh, buona volontà, la nostra esperienza, però poi diventi anche quando ti esponi un facile bersaglio. Eh, facile bersaglio anche di chi magari queste tematiche non le mastica proprio benissimo. Io, considerate che per darvi un'idea di quanto tempo seguo questo, questo, questo ambito, non me, lo sono, non me lo sono inventato ieri perché andava, andava di moda. Ma è, è dal due, nel 2009 io scrivevo per Grimmi, grimmi.it è un portale. Molto è diventato poi nel tempo molto grande. Veramente grande. Qualcuno di voi lo conoscerà sull'ecologia, sull la sostenibilità le energie rinnovabili. Simona Falasca è la, è la direttrice. Eh, la conosco e sono in contatto con lei su LinkedIn. Dovrebbe uscire un articolo fra pochi giorni su di noi, su questo progetto, proprio su Grimi. Eh, io scrivevo per quel portale nel 2009, quindi parliamo di preistoria, 15 anni fa, ancora da lì la mia consapevolezza, i miei studi, le mie conoscenze sono, si sono via via ampliate e sapete se mi seguite anche su YouTube che insieme alla mia famiglia stiamo provando a realizzare questo grosso progetto di casa off grid, cioè di una casa autosufficiente e sostenibile dove praticamente il riscaldamento non si utilizza perché eh, è una casa passiva sostanzialmente dove eh, lo spessore delle pareti che sono realizzate con ballette di paglia e terra cruda riesce a mantenere il calore anche soltanto prodotto grazie al sole a delle grosse vetrate sulla facciata sud. È una casa dove i pannelli fotovoltaici dovrebbero eh, provvedere all'80% circa del fabbisogno energetico. E una casa dove recuperiamo già adesso l'acqua piovana, siamo arrivati al record di sette mesi adesso senza allaccio all'acquedotto perché non ce l'abbiamo, quindi da sette mesi siamo indipendenti anche da questo punto di vista, per cui è un po' un esperimento. Adesso magari eh, concedetemi anche di dire che all'estero questa cosa qui eh, può essere più diffusa se vogliamo. E in America mi viene da pensare, ad esempio in Messico, in paesi che hanno anche dei paesaggi, dei territori molto vasti. Qui in Italia, credo che a parte il PER, il Parco delle Energie Rinnovabili, ci, sia, ci siano pochi casi studio eh, come questo, soprattutto da parte di una famiglia. Noi siamo una famiglia, siamo quattro persone con dei bimbi, quindi non siamo un centro di ricerca o una onlus o un ecovillaggio, siamo una famiglia, quindi l'intento anche del documentario con questo viaggio è quello di fare proseliti di spargere la voce di motivare altre persone di mostrare che questa cosa qui è fattibile e non ti obbliga a sofferenze e pene nell'inferno in, è una cosa che si può fare però cambiando sicuramente abitudini cambiando stile di vita eh, in estate facevo l'esempio in uno dei, più, dei video più recenti Adesso che inizierà l'estate, noi dobbiamo eh, ridurre ancora di più il nostro consumo idrico e quindi ho cambiato tutti i rompigetto, ho messo dei rompigetto che riducono ancora di più l'uscita dell'acqua al punto che il boiler dell'acqua, la caldaia, non riesce a riscaldare l'acqua perché esce, ne esce troppa poca con troppa poca pressione. Quindi noi per tutta l'estate le mani ce le laviamo con acqua fredda il viso la mattina ce lo laviamo con l'acqua fredda questo è un esempio che mi piace riportare di cambio di paradigma eh, rinunci a un comfort eh, superfluo di fatto, poi la doccia è calda perché dalla doccia esce il getto normale però a qualcosa rinunci per essere più indipendente per essere più autonomo per essere più libero poi il grosso tema di fondo di tutto il documentario è il sottotitolo che mi piacerebbe dare al documentario è un'altra un idea di libertà proprio per spiegare che si può avere un, 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 un modo di vivere un approccio diverso da, da da quelle che secondo me sono le finte libertà cioè fino ad oggi ci hanno detto ah se hai un telefonino se eh, hai un lavoro se hai una macchina sei una persona felice libera e ci stiamo rendendo conto Giorno dopo giorno, già da un pezzo, che tutta questa favola non, non sta in piedi, non sono queste le libertà. La nostra libertà viene condizionata tutti i giorni da bollette, eh, obblighi, normative, eh, dipendenze: la dipendenza dai combustibili fossili, la dipendenza dai supermercati, la dipendenza da servizi. Che magari a cui magari potremmo provvedere per conto nostro quindi ecco il tema è molto più ampio e molto più complesso e merita secondo me di essere raccontato da qualcuno che lo sta vivendo in prima persona tra mille difficoltà mille sfide e sacrifici eh, sul sul quello che è la sostenibilità, però ecco, l'ecological footprint, cioè l'impronta ecologica di questo progetto. Eh, mi, mi, piace, mi piaceva un po' rispondere a, a qualche critica più o meno costruttiva che eh, è venuta fuori. Addirittura una eh, è stata mossa da, da chi ha sostenuto questo documentario. Qui vedete la lista. Adesso ho oscurato l'indirizzo, ho tolto la colonna degli indirizzi e ho tolto il nome e cognome dei donatori più a sinistra. però vedete la lista eh, dei commenti di tutte le persone che hanno sostenuto finora il documentario. Evidenziate in giallo ci sono alcuni commenti che mi fa piacere leggere, perché eh, avere un feedback diretto da voi è comunque una soddisfazione. È comunque. Un qualcosa che ti arriva nel cuore, ti arriva a stuzzicare le corde de del tuo cuore, quindi grazie. Ma poi ci sono anche del delle osservazioni importanti. Ad esempio, questa persona dice: Sto concludendo ingegneria. Strutturare il legno e l'Islanda sono due grandi miei interessi. Sostengo con piacere questo progetto. Continuate così perché parla del legno? Perché questa casa è realizzata in legno e paglia, quindi la struttura è il legno. Attenzione a questo dettaglio perché. Quando parlavo prima della diga, delle dighe delle, mh, per la produzione di energia idroelettrica, eh, mh, lo facevo anche per, un, per una questione importante. Oggi, noi pensiamo che mh, la nostra energia non basti mai. E infatti, a qualcuno fa specie l'idea che in questo viaggio noi possiamo finire la nostra energia, però io lo metto in conto come eventualità perché, nella mia visione del, del nuovo paradigma di un'idea di un diversa di libertà, c'è anche questo: cioè, la mia libertà, la mia indipendenza è più importante del mio comfort. Quindi, io rinuncio a qualcosa. Rinuncio magari a farmi una doccia per due giorni perché non posso avere l'acqua calda, però sono io che mi autodetermino, che decido, che non sono costretto a cercare la bombola del gas o attaccarmi a una colonnina e pagare dei soldi perché ho già tutto quello che mi serve. È vero che tutto quello che mi serve è costato, per carità, però è una spesa che ho fatto io volontariamente nel tempo a, 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 a mia discrezione. Ok, però de detto questo. Pensiamo che l'energia non basti mai, in realtà, però, dobbiamo anche qui spostare forse il focus e, e cambiare prospettiva. In che senso? Ad esempio, eh, guardavo un'intervista su report, eh, programmi di questo genere, presa diretta, eh, a un uh, imprenditore edile che diceva: uh, uh, Noi abbiamo dovuto tenere chiusa la nostra fonderia, la nostra acciaieria. Perché non c'era abbastanza energia quando c'è stata la guerra in Ucraina? Appena era scoppiata, insomma, c'è stato tutto quel casino, non riuscivamo più a lavorare, l'energia costava troppo. E, e io ho fatto 2 più 2: ho detto, Cazzo, ma guardate, questi qua, cavolo, scusate, e, eh, producono eh, per lo più i tondini, i tondini d'acciaio. I tondini d'acciaio sapete che vanno a finire principalmente nelle platee, quindi nelle fondazioni delle case, ma anche nei muri. Delle case, no? e muri in cemento armato si chiamano. E ho detto: ma pensa a te, se invece che vendere tramite la televisione questa idea, no? sottoporre al pubblico questa idea che è necessario eh, costruire e avere dei tondini di acciaio per sostenere gli edifici, eh, potrebbe passare un messaggio diverso. Guardate che esistono altre soluzioni costruttive. Okay, come ad esempio la casa in paglia che stiamo provando a, 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 a ultimare eh, dopo tanti anni che non prevedono nemmeno l'acciaio, cioè nel nostro caso l'acciaio non è neanche stato usato, capite? Quindi eh, la questione va vista da, da, da più punti di vista, eh, secondo me, e l'Islanda è emblematica in questo senso, perché abbiamo scelto proprio l'Islanda? Perché non potevamo fare questo documentario a Taormina? Eh, perché l'Islanda è l'esempio di un paese carbon neutral, off grid se vogliamo, quindi che eh, produce la quasi totalità della propria energia da fonti rinnovabili e che riesce in questo obiettivo ad essere autosufficiente, però con luci e ombre. Non è tutto rosa e fiori, come vi ho spiegato prima brevemente. Quando vi ho raccontato l'itinerario, ci sono anche dei lati oscuri e, e, e sono lati oscuri dettati dalle nostre decisioni. E io ci tengo a sottolinearlo veramente con la penna rossa, questo eh, cioè eh, il futuro che abbiamo davanti e, e la direzione in cui noi possiamo andare dipende anche da noi. È chiaro che non dipende solo da noi. È chiaro che questo documentario non salverà il mondo. E non cambierà le sorti il destino de, di, di, di tanti, spero, spero che succederà. Che qualcuno si lascerà ispirare e si lascerà eh, convincere a, a cambiare mentalità, approccio, però è, è anche vero che se noi non facciamo la nostra parte, non ci mettiamo quella goccia. Finisce come la favola dell'uccellino che va avanti e indietro, prende una goccia dal becco e, e cerca di spegnere l'incendio con gli altri animali che gli dicono: Ah, ma tu non, non, non riuscirai mai. E l'uccellino risponde: No, io però ci provo almeno. Cioè, L'intento è questo. Eh, quindi per venire, poi approfondisco con qualche tabella, ma senza essere troppo tecnico, per approfondire il focus sul progetto e vi leggo il commento a cui mi riferivo prima insostenibile per parlare di sostenibilità. Beh, eh, certo che questo progetto ha un impatto, la troupe avrà un impatto, Ermanno ha un impatto, però eh, ecco qui la domanda in questione, adesso ve la leggo, però è il valore, secondo me, simbolico di questo lavoro, di questo documentario docufilm che può fare la differenza. In che senso? Nel senso che se noi ci fermiamo a dire abbiamo consumato boh, 400 litri di GPL per fare eh, 2300 km in Islanda ah, e eh, quindi non siete sostenibili, posso anche dire sì è vero, se ci fermiamo lì. Però se questo documentario che ha già 120-130 spettatori pronti a vedersi il film a cui spero se ne aggiungeranno altri, come è stato per il Canada, che siamo arrivati quasi a eh, mille persone, se di questi anche solo il 50% dice va bene, eh, tutto questo ha senso, e posso cambiare, posso fare la mia parte, diventa, diven di si crea un effetto a catena, si può creare un effetto a catena, è quello che è successo magari anche con documentari o libri su questioni, eh, come la deforestazione, su questioni come eh, le minoranze etniche, cioè qualche regista ha creato questi piccoli capolavori, questi piccoli gioielli, che poi, grazie al passaparola, sono riusciti a, a raggiungere, non dico il mainstream, la massa, che quella la lasciamo a Maria De Filippi, ma sono riusciti a raggiungere un pubblico più attento, un pubblico, mi piace citare Andrea Arquà. Eh, di Van Family on the Road con occhi e mente aperta, cioè, di, è a questo il target a cui ci rivolgiamo. Non è la gente che eh, vuole vedersi la GoPro puntata in faccia, il geyser che esplode dietro, o noi che facciamo il selfie con la pecora, ok? In Islanda mm, ce n'è di gente youtuber che fa questo e che offre questo tipo di spettacolo, ma non è nei nostri, non rientra nei nostri piani. Quindi, una domanda che ha fatto una, una, una ragazza è questa: Ciao, aderisco entusiasta all'iniziativa, ma posso farvi una domanda assolutamente non polemica? Che senso ha viaggiare in maniera sostenibile, ma facendosi seguire da una troupe che deve spostarsi, cucinare, usare energie, che probabilmente viaggerà su un 4x4 a gasolio? In parte ho già risposto, ed è, ed è questo il senso. Per me, il senso è simbolico, cioè la mia speranza, se no, non lo farei anche perché. È un lavoro, è una gran rottura di scatole fare sta roba in Islanda. Piacerebbe mh, mi piacerebbe molto di più, diciamo, eh, farmi la mia vacanza rilassante è per quello che partiamo prima con largo anticipo, perché dobbiamo entrare nel mood di, di farci un mazzo così in, in viaggio, però è anche vero che è stimolante. Quindi la sfida mi piace e mi piace fare qualcosa di creativo. In parte ho già risposto, in parte aggiungo altri elementi che sono questi che mi ha detto Mauro, eh, questo mio amico del, del, del WWF. Vi, vi dico brevemente, vi riassumo che cosa, che cosa ha studiato Mauro e che cosa, a, che, a che progetto ha collaborato: ha, pro, ha collaborato a questo Desti Meds Calculator. In pratica il WWF insieme ad altre associazioni nel contesto di un progetto finanziato dall'Unione Europea ha cercato di calcolare la carbon footprint e l'ecological footprint, che sono due concetti diversi, del turismo, cioè di un viaggio, di pacchetti turistici in varie destinazioni del mondo, per capire che cosa più incide nel contesto di un viaggio, perché a me viene sempre rinfacciato questo benedetto lavandino in pietra che mi fa consumare. 10 grammi di GPL in più ogni chilometro. Vero, però guardiamo la questione nella sua globalità. Come viene calcolato il carbon footprint e l'ecological footprint in maniera scientifica? Viene calcolato mettendo insieme tutti gli aspetti. In questo caso, di questo lavoro del WUF, hanno preso in considerazione quattro ambiti: accommodation, quindi gli alloggi, food and drinks quindi vi viveri, mobility and transfer, quindi nel contesto del paese, della meta, della località turistica, i sistemi di, di spostamento eh, utilizzati, treni piuttosto che pullman, biciclette, auto e così via, e infine activities and services, cioè le attività, escursioni, eh, uscite, trekking eh, e, e così via. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori, qui c'è tutta la presentazione del, del progetto a grandi linee, è venuto fuori però questo, questa è una tabella da tenere presente, molto importante e che io ovviamente linkerò d'ora in poi questa diretta a chi mi fa queste osservazioni buttate proprio lì. Queste sono tutte le destinazioni prese in esame da questo, questa, questo servizio, questa ricerca del WWF per poi cambiare eh, come dire, la, la, vision, la vision dei vari alberghi, strutture turistiche, tour operator che lavoravano in queste zone e, e mostrare che cosa impatta di più. Allora, guardate il mobility and transfer e quindi la parte verde, che sarà la parte verde di Ermanno, cioè Ermanno quanto impatterà su questo viaggio? Impatterà così. Cambia a seconda della destinazione perché, perché alcune destinazioni sono eh, più delicate, magari sensibili ai, car ai carburanti, altre che so io sono, hanno, hanno un'estensione maggiore, quindi c'è da percorrere più chilometri, quindi ci sono delle variazioni. Però, fondamentalmente, la parte di mobility and transfer, di spostamento nostro e della troupe in Islanda, stando a questi dati scientifici, e vi assicuro che. È stato fatto un lavoro colossale per raccogliere questi dati. È minima. Non dico che è ininfluente, perché anch'io, che respiro adesso, parlo con voi, che ho mangiato prima, ho il mio impatto, produco le mie missioni. però nel complesso, cos'è che farà la differenza da parte nostra e da parte della troupe? Che cercherò di convincere a mangiare local food e cibo vegetariano in Islanda. La farà il cibo, la faranno le bevande? Cioè, se noi facciamo tutta sta, sta, sta cosa in Islanda e poi mangiamo la, 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 la balena, hai capi oh, capito? Oppure eh, ehm, la carne, magari prodotta da allevamenti. E così via lì, lì sì che mi devo mettere una mano sulla coscienza e dire sono un ipocrita e casca l'asino perché questa parte di food and drink è quella rossa ed è una costante che in tutti i pacchetti turistici di questo studio di questa ricerca la parte rossa food and drink occupa il 50 e oltre delle emissioni di gas climalteranti quindi quando andiamo ad analizzare questo, noi capiamo il reale impatto. Idem l'accommodation. Se noi andassimo in Islanda, e qui cito ad esempio il famoso si vola eh, di qualche influencer del web, e facciamo quei tour frenetici di due o tre settimane, passando da un albergo con eh, tutti i servizi possibili, immaginabili all'altro, beh, questo ha un impatto che è segnalato in azzurro e ha un impatto notevole in alcune località, in, alcuni, in alcune destinazioni, molto più alto delle activi, de, del mobility, mobility and transfer. Okay? E anche lì noi riduciamo al minimo indispensabile le nostre emissioni per quanto riguarda l'accommodation, perché non abbiamo bisogno di strutture. Ci fermiamo in mezzo ai prati, ci fermiamo dove c'è un'area sosta che vi ho spiegato prima in che cosa consistono. Addirittura uno di voi prima mi scriveva nei commenti che eh, c'è il, il post automatico per pagare, non c'è neanche una persona lì ferma fisica. E quindi, grazie a Ermanno, grazie a un camper preso a noleggio, si vedrà se qui in Italia o lì, noi possiamo ridurre anche questa parte qui azzurra che qui è alta perché? Perché in questo caso è stato calcolato il pacchetto turistico medio, quindi che comprende spostamenti eh, e accommodation, scusatemi, di hotel tradizionali, quindi eh, sono queste le scelte che noi faremo e che mostreremo e che racconteremo in viaggio significative dove Puntare casomai il dito sulla vera sostenibilità del progetto e, e non, non occorre diventare, dal mio punto di vista, fruttariani estremisti o crudisti. Eh, già ridurre, lo dicono anche in questo studio. Adesso vi, vi, vi illustro il passaggio, così poi eh, mettiamo una pietra sopra anche questo. Guardate qui le conclusioni che trae questo studio, che è disponibile a questo link in PDF anche. Sono sull'accommodation Opt for small scale traditional facilities, cioè, optate per alloggi su piccola scala, quindi non mega alberghi, eh, residence, eh, che sono attenti ad utilizzare energie alternative. Ad esempio, ma guardate soprattutto food and drinks, cosa consiglia shift to lower protein intensive food, cioè cercate di passare a. Vegetali, legumi, cereali per abbassare l'impatto, riducete l'ammontare di calorie provenienti eh, di calorie di cibo eh, forniti al turista. Eh, che sono prodotte local localmente. Vabbè, insomma, qui riesco a tradurlo bene, ma favorite praticamente le farm locali e quindi anche qui per noi sarà fondamentale. Riuscire a fare la spesa non nei supermercati dove magari il cibo è importato da chissà dove, come avviene del resto in Italia, trovi le pere biologiche dall'Argentina, una cosa che non ha nessun senso, ma fare la spesa dalle fattorie locali del posto, eh, dai coltivatori, dagli allevatori, allora lì riusciremo a essere coerenti il più possibile, no? non perfetti, che è impossibile, ma coerenti sì usare mi viene da aggiungere i contenitori riutilizzabili quindi non plastica monouso eccetera 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 insomma eh, se volete andarvelo a leggere poi vi lascio il link in descrizione di tutto questo papiro e un'altra cosa interessante poi chiudo sul tema della sostenibilità e torno a vedere se, se c'è qualcuno ancora che ascolta <ride> o se siete andati a letto avete tutta la mia, la mia stima è il discorso del vediamo lo becco del volo aereo versus uh, nave ecco questo è lo studio da science direct pubblicato qui e Mauro Randone è il mio amico del wwf lo trovate qui questo è il suo nome questi sono i classici paper dove tutte le persone che hanno contribuito a questo studio eh, lasciano il loro, no il loro nome ecco io mi sono anche cercato poi un'altra cosa per quello diceva Marco prima sarebbe preferibile che voi partiste da qui con il camper e prendeste la nave perché perché l'impatto dei voli aerei è sembra essere molto più alto di quello del trasporto navale per cui anche qui dovremmo aver, averci visto giusto ad andare eh, in nave, invece che prendere l'aereo e noleggiare il nostro camper lì sul posto, qui dice in particolare: Ora lo traduco al volo con Translate perché eh, sono abbastanza cotto anch'io, però dice una cosa interessante, cioè. Gli aerei producono più emissioni di anidride carbonica rispetto alle navi. Una ricerca del governo del Regno Unito ha indicato che gli aeroplani creano 44 volte più anidride carbonica delle navi quando trasportano lo stesso carico sulla stessa distanza. Le navi sono più rispettose dell'ambiente rispetto agli aerei, poiché i gas serra emessi durante l'utilizzo degli aerei sono molto più elevati. Questa è una cosa, vedete come ci sono delle differenze veramente minime, ma mh, da conoscere. L'aereo dov'è che inquina? L'aereo non inquina l'atmosfera bassa, l'aereo inquina la stratosfera. Lo dice in quest'altra frase più sotto. Inquinare la, la stratosfera ha un maggiore impatto a parità di emissioni, perché nella stratosfera eh, i gas ehm, generano un effetto serra maggiore, persistono di più nell'ambiente, insomma ci sono tutta una serie di fattori. Questo va tenuto in considerazione quando noi dobbiamo fare i confronti. Quindi, c'è cioè, chi mi ha scritto, dovevi andare in bicicletta in Islanda. Sì, grazie, non ho otto mesi per raggiungerla in bicicletta l'Islanda. Avrei dovuto prendere un aereo, ma non è detto che prendendo un aereo e girando in bicicletta avrei ridotto il mio impatto, anzi, forse avrei inquinato di più. Capite? Quindi. Attenzione quando si parla di queste tematiche qua perché sono molto delicate e noi vogliamo essere il più possibile consapevoli che queste tematiche sono estremamente complesse, estremamente delicate, che non si possono trarre delle conclusioni così. Ah, abbiamo ragione noi, no, la, 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 non la conclusione, ma lo stato di fatto è noi, famiglia, io, la mia compagna Maddalena e i miei figli, Ermanno, proviamo a. Proviamo a darvi un'idea, un, un modello, un uh, setup di come si potrebbe vivere riducendo il proprio impatto. Ma ce ne possono essere altri altrettanto giusti e potrebbero essercene altri ancora più validi del nostro. Però noi abbiamo scelto questo e crediamo in questo, altrimenti non, non ci saremmo sbattuti. Tanto quanto ci siamo sbattuti finora. Crediamo in questo e speriamo, confidiamo che sia giusto, ma da qui a dire eh, ah il tuo impatto è maggiore, eh, bisogna avere dei dati alla mano. Bisogna fare dei calcoli veramente molto, molto, molto complessi, che secondo me non sono neanche alla nostra portata, volendo dirla tutta. Come va detta? Comunque scusate se mi sono dilungato, ma la sostenibilità è il tema cruciale centrale di questo documentario. Quindi eh, ci tenevo a, a, a sottolinearlo. Allora, se ti Peschi dice CG: la balena sul posto, quindi molto meno che comprarti l'insalata dal verduriere islandese. Eh, io non sono d'accordo. Ad esempio. Eh, per pescare una balena vuol dire muovere una nave eh, che usa combustibili fossili. Poi la balena finisce in una macelleria, l'equivalente di, di un mattatoio, dove viene lavorata da persone che poi la tagliano a pezzi. Viene frollata probabilmente, quindi c'è un consumo di energia. L'insalata cresce in una serra. O forse neanche in una serra e io me la mangio a chilometro zero. Quindi vedi questo ragionamento, qua, boh, ad esempio, secondo me non sta in piedi e non lo condivido. Cosa mangerete a chilometro zero, Claudio Casotto? Bella domanda. Io spero di trovare dei appunto, come dicevo prima, dei, dei, dei contadini, delle farm, delle aziende agricole. So che ce ne sono, non sarà facile per, per, per due ragioni. Perché in Islanda non troveremo, ad esempio, riso non troveremo pasta eh, se non importata quindi dovremo anche cercare di cambiare le nostre abitudini cioè, ed è per questo che ho, ho coinvolto e ci sono riuscito l'istituto culturale nordico l'istituto culturale nordico eh, che tra l'altro <ride> avrà anche una sorpresa per i sostenitori della campagna ma eh, può essere utile per ehm, farci entrare di più nelle abitudini nei costumi nella mentalità del paese e farci capire come gli islandesi riescono a procurarsi il cibo chiaramente ci sono anche gli islandesi che si bevono la birra tedesca ma è innegabile questo quindi non nessuno vivrà al 100% a chilometro zero però ci sarà sicuramente un modo un sistema per anche lì andare a fare delle spese alternative come c'è il sistema in Italia anche in Italia se noi ci sforziamo ci sono i gruppi d'acquisto ci sono i mercati contadini Uh, ci sono gli amici degli amici che hanno una fattoria da cui andare a fare la spesa, dove andare a fare la spesa, cioè i sistemi esistono, bisogna conoscerli. Bisogna conoscerli. La parte più difficile è questa ed è anche lo sforzo che cercheremo di fare e magari di nuovo, come per l'energia, l'autoproduzione di energia, non, uh, non ci riusciremo sempre oppure sarà frustrante quindi anche mostrare nel documentario questa frustrazione. Eh, mostrare le difficoltà, mostrare che dietro l'immagine di un futuro green dove tutto è perfetto, in realtà devi farti un mazzo grande come una capanna, diventa più stimolante, diventa più interessante. Io in questi anni, perché ormai sono anni, ho fatto delle riprese eh, del nostro cantiere, di quello che noi stiamo cercando di realizzare qui e non sono. Non sono sempre idilliache, anzi, l'inverno è stato tremendo perché noi qui avevamo fango ovunque, dappertutto. Entravamo in casa portandoci uno spessore così di fango sotto le suole delle scarpe. Io, in questo momento, ho un taglio di queste dimensioni su una gamba. Qui vedete un'altra ferita qua, eh, perché un pannello solare mi è caduto sul polpaccio e me l'ha praticamente tagliato. Nel senso della lunghezza un taglio non molto profondo, però adesso si sta cicatrizzando, mi fa abbastanza male. Mm, quindi, per dire che c'è un grosso sacrificio per cambiare abitudini non è tutto regalato, non è tutto facile, non è tutto scontato, c'è un lavoro di ricerca, c'è un lavoro di sperimentazione. C'è la passione, la voglia di, 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 di cambiare in sostanza e tutto questo dobbiamo cercare di trasmetterlo nel, nel documentario, secondo me è quella la chiave, la, chiave di, la chiave di volta di questo progetto. Andiamo verso la conclusione, poi se qualcuno ha altre domande, scusate, forse devo togliere il commento di Claudio, sì, se qualcuno ha altre domande è il momento di farle. Ehm... Un altro commento che ho sottolineato e evidenziato è questo: uno ha donato e ha scritto, è poco lo so, ma è quello che posso in questo momento e mi dispiace perché vorrei aiutarvi molto di più in questo meraviglioso progetto di viaggio e di vita. Grazie, grazie, grazie anche a chi ha donato 5 euro. Eh, sappiate che a tutti voi, indistintamente, noi invieremo anche la copia streaming di questo documentario. Ok, eh, quindi mh, non bisogna sentirsi assolutamente in difetto di nulla perché quella somma che siamo riusciti a raccogliere fino ad oggi la, la dobbiamo a tutti indistintamente, a chi ha messo di più, a chi ha messo di meno. Questo ci tengo a dirlo: S ehm, siete assolutamente tutti i benvenuti. Uno ha scritto, solo una cortesia, vorrei il link della turbina eolica montata su Ermanno, grazie e buon viaggio. Ecco, la turbina eolica sarà grande protagonista di questo documentario ed è il modello della Leading Edge. La Leading Edge è un'azienda inglese, eh, leader nelle turbine diciamo, per situazioni off-grid, quindi baite, quindi stazioni di ricerca, quindi settore nautico, eccola qui, la vedete. Io l'ho ordinata, ordinata da loro, ci sono voluti quattro settimane, circa un mese per averla e il link è questo, quindi lo scriverò chiaramente a questa persona eh, una volta che con calma gli, gli mando un'email di risposta per il crowdfunding, sperando si concluda in maniera positiva, però lascio anche il link qua se qualcuno dovesse averne bisogno, volesse darci un'occhiata, la turbina è quella dovrebbe produrre 150-200 watt a piena potenza, forse anche di più. Eh, un altro scrive, ho un mezzo camperizzato anche io, magari al ritorno ci incontriamo, anzi avrei un'idea per la testa, puntini, puntini, puntini. Allora, chi vuole venire qui, io lo sto dicendo a tanti, non a tutti, perché a qualcuno ne frega la mazza, giustamente, ma a qualcun altro che sta costruendo casa, che sta pensando di seguire le nostre orme. O che ha un progetto per il proprio figlio, il nipote e così via. Io sto dicendo questo: guardate, l'occasione migliore per venire qui eh, ed essere, avere tempo a disposizione per stare insieme è quella della proiezione del film. Ci sono già 5 persone, 6 che si sono prenotate per vedere la premiere proprio qui da noi. Oppure il weekend off grid. Io ho creato questa ricompensa pensando che a qualcuno potesse far piacere fermarsi a dormire due notti. Un weekend per proprio vivere la casa con uh, i pannelli solari, con uh, l'autoproduzione di cibo, con la raccolta dell'acqua piovana, tutto quello che vi sto cercando di raccontare stasera e nei video di YouTube. Quindi anche quella è un'altra cosa. Però ovviamente potete venire anche. In altre occasioni è chiaro che lì io, nel weekend, nella premiere, ci sono completamente a disposizione. Farò il tour della casa, spiegherò tutto, risponderò a tutte le domande. Se c'è un weekend a spot dove passare per un saluto, può essere che manco siamo in casa noi o comunque può essere che faccia molta più fatica a ritagliarmi. Del tempo eh, per chi viene, so che è brutto da dire, però è un dato di fatto e mi dispiace essere un po' sempre di corsa. Però c'è cioè, questo viaggio, ci sarà la distribuzione del film una volta che torniamo, se va in porto e, e c'è da finire sta benedetta casa perché l'impresa edile ancora non è proprio rapidissima. Quindi prevediamo altri due mesi di lavoro se riusciamo a finirla prima di partire. Dobbiamo ritenerci fortunati e sono cinque anni ormai che ci stiamo dietro, per cui capite che faccio fatica ecco, a ritagliarmi del, del tempo, però eh, lo dico insomma così: che ognuno decida di, di, sua, eh, totale, eh, di sua totale libertà. E que, ecco una che ha preso ad esempio come ricompensa le due notti in BB. Ciao, siamo Irene e Federico e vi seguiamo da vari anni nei nostri fantastici progetti, vostri fantastici progetti che ci sono di ispirazione per il nostro presente e futuro. Ci eravamo anche sentiti due anni fa quando vivevamo a Castel dell'Alpi, un paesetto qui vicino, sugli Appennini, ma purtroppo vari lockdown ci hanno impedito di conoscerci. Ora è giunto il momento e non vediamo l'ora. Un grande bocca al lupo per la vostra avventura. Siamo sicuri sarà un gran successo. A presto. Ire Fede e Regenbogen, il nostro Fiat 242 Casa Rotante. Fiat 242, parente stretto del Fiat 238 che sarebbe il nostro furgone. E... Poi Lorenzo, vabbè, lo saluto con affetto perché è diventato mio amico dopo che l'ho coinvolto nel progetto dei corsi di camperizzazione. Lorenzo fa il falegname trentino M-Van e la, la sua attività. Andatevela a vedere su Instagram se vi va. E poi un altro scrive, ciao sono stato in Islanda in moto nel lontano 2010, ho sempre detto a mia moglie, allora fidanzata, che vorrei portarla lì, devo portarla lì, non si può spiegare la meraviglia e questo me l'ha detto in tanti, chi è stato in Islanda mi ha detto guarda non puoi capire cosa troverai in Islanda <ride> e quindi deve essere una cosa pazzesca, nel frattempo sono arrivati due piccoli ninja, due anni e mezzo e sei mesi e la moto è diventata un camper del 1999. Ora come nelle favole di Hansel e Gretter, voi andate e lasciate i sassolini che tra qualche annetto li, vorremmo, li verremo a raccogliere, lo spero. Lo spero Federico, spero che tutto questo abbia senso <ride> per tante persone. Bene, ci siamo. Eh... Eh, un appunto, una replica, giustamente ti do, ti, do, ti do voce, dice, era per dire che non sono d'accordo che bisogna diventare vegetariani per non inquinare. Se mi pesco i miei pesci o mangio le mie galline inquino meno che andare a comprare un sacco di verdura. Eh, ni, ni. attenzione sempre perché sì se ti allevi le galline e vai a pescare i tuoi pesci a parte trovarne di pesci commestibili ormai è diventata un'impresa ma probabilmente sì però è chiaro se compri già carne compri già pesce di pescherecci o di allevamenti intensivi questo ragionamento di nuovo non sta in piedi quindi ad esempio per la balena non starebbe in piedi ma anche per il merluzzo ma anche per lo stoccafisso a meno che non sia io stesso ad andarli a pescare con un mezzo che ha un impatto minore della coltivazione di vegetali e poi attenzione: io non dico di diventare vegetariani. I miei figli non lo sono, non li, non li obblighiamo a esserlo, li facciamo mangiare il giusto quantitativo di carne, spero, credo. E però faranno le loro scelte quando saranno più grandi. Io ho scelto di non mangiare più carne e pesce ed ero regbista una volta, quindi ho mangiato quantitativi di carne inenarrabili. Keep Dreaming dice, noi siamo di Bologna e ti abbiamo già incrociato più volte, mi abbiamo sempre paura di disturbarti. No, vabbè, eh, il è comparire dal nulla senza preavviso perché magari sto anche lavorando. Eh, se mi avvisate, vi, volentieri vi ospito, vi offro un caffè nei limiti del, del tempo, delle possibilità. E, bene, io sono andato più rapido che potevo. Vi ho presentato Marco, vi ho parlato dell'itinerario in maniera preliminare. Eh, vi ho ringraziato. Adesso non posso ringraziarvi tutti, perché siete tanti al momento e spero se ne aggiungeranno altri. Quindi. Davvero ehm, non mi viene in mente altro. Risposto alle vostre domande. Chiaramente, se ce ne sono altre, eh, scrivetele pure nei commenti. Tanto, questa diretta poi vi rimane, vi rimane salvata sul canale YouTube. Eh, da domani vi mostro qual è la situazione attuale. e Chiudo: poi davvero e vi ringrazio per l'attenzione. Questi, questi siamo noi in questo momento. Questa è la pagina di Idea Ginger sul portale di Idea Ginger. La campagna è una campagna o tutto o niente. Quindi, se noi non arriviamo al budget di 12.000 euro che abbiamo calcolato essere il minimo eh, sindacale per portare via questa troupe di 2-3 persone e pagare almeno le spese vive della troupe, questo documentario non si farà. La scadenza è per, del, è per il 4 di maggio, quindi mancano ancora, lo dice il contatore qui: 13 giorni. Considerando che in 17 giorni abbiamo raccolto il 65%, boh, se la matematica non è un'opinione, dovremmo farcela lo spero. Anche perché gli ultimi giorni di solito arrivano tutti ritardatari. Questo statisticamente nelle campagne di crowdfunding funziona così. Non prendetevi all'ultimo, però perché alcune ricompense sono già andate esaurite. Ad esempio, eh, l'abbonamento all'AriCamp per Italia eh, si è volatilizzato in pochi giorni, ci sono stati subito. I primi dieci sostenitori e quella era la quantità che avevamo. Abbiamo poi la proiezione, come ho detto, è qui in casa. Eh, il weekend off-grid ne rimangono ancora 16. Eh, qualcuno di voi si è iscritto al corso di camperizzazione off-grid? No? Insomma, secondo me sono tutte belle ricompense. Quindi parlare di donazione a fondo perduto qui non, non vale cioè se me, a meno che voi volontariamente non vogliate sostenere questa cosa e regalarci davvero a quel punto i soldi è un conto eh, però se vi interessa anche mettere un piede in questo mondo di freak <ride> di alternativi eh, questa può essere una, una buona occasione quindi il link ce l'avete, il portale è molto semplice da ricordare. Idea Ginger: io mi sto facendo un mazzo grande come una casa anche per questa campagna perché spero che eh, il risultato finale sia all'altezza e spero che eh, come dire, anche Anima Film abbia un, un, una soddisfazione lavorativa che magari va oltre. Il compenso economico che io stesso ho dai miei clienti tutti i giorni, da 20 anni, 12 a questa parte, che hanno anche loro. Questa è una cosa che può aspirare ad essere qualcosa di veramente bello e penso più unico, più unico che raro. Grazie, grazie, grazie di nuovo a tutti. Torno qui per salutarvi. E leggere i vostri ultimi commenti trailer point che è la ditta che ci, ci, ci ha procurato il tendalino esterno della James Borod. ci saluta. Buonasera a voi, Keep Dreaming, grazie a voi. Speriamo che il messaggio arrivi a molte anche grazie al nostro passaparola. Lo speriamo anche noi. Se potete, condividete. Se potete, fate girare la, la voce. E fate arrivare il messaggio a più persone possibili. Un esempio: poi chiudo davvero: un esempio di contaminazione di queste mie idee, eh, che poi non sono solo le mie, perché ce ne sono anche di gente che fa queste cose all'estero. E... L'ho avuta l'altro giorno sul gruppo Mondo Van di Facebook. Ho pubblicato la chiusura degli sportelli dietro con l'ana di pecora e sughero e perline. Ho spiegato i vantaggi della lana di pecora come materiale ecologico, naturale, sostenibile e igroscopico, cioè in grado di assorbire fino al 30% del suo peso come condensa umidità. E molti hanno detto: cavolo, bella idea! Ah anch'io l'ho fatto: uno ha postato il video in cui aveva mostrato di aver fatto la stessa cosa perché l'aveva visto nei miei video, quindi. Tra il non fare nulla e magari puntare il dito o lamentarsi e provare a fare qualcosa che poi sono piccole gocce, no? Che messe insieme magari fanno un, un piccolo bicchiere d'acqua, o un secchio d'acqua, io preferisco le piccole gocce. E quindi questo è un po' il succo di tutto quanto. Grazie di nuovo, vedo che siete ancora in tanti, ma io veramente sono cotto e vi saluto. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo la campagna e vi ringrazierò tutti, quelli che parteciperanno e non vedo l'ora anche di conoscervi e di sentire le vostre idee se avete voglia di venire a trovarci. Chiudo la diretta, buon weekend, buon weekend a tutti, buon weekend a tutti e a presto ancora. Qui su YouTube, su Facebook, su Instagram, dove vi pare, ci saranno soddisfazioni e grandi sorprese. Ciao Mattia, ciao Keep Dreaming, ciao a tutti, ciao Trailer Point. Buon weekend.